Comincia, stai trasmettendo dal vivo, dovreste vedermi. Ciao amori grandi, ciao 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 ciao. Come state? Come state? Allora fatemi solo vedere se si sente bene, se funziona tutto. L'audio io lo vedo, il microfono io lo vedo, vado anche sul mio canale, la Sabre Games, vediamo se vedo. Vedo dal vivo, quindi direi assolutamente di sì, abbasso anche l'audio. Dovreste vedermi. Partita una Ciao amori pubblicità strana. grandi. Ciao ciao Da dove ciao vi ciao. sento? Ah, ecco, da qua vi sento. Ciao Saveri, ciao 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 ciao. Ma che bello che eravate già qua a chiacchierare tra di voi. Vi ho vista, vi ho vista. Allora, funziona tutto, devo dire che la live è partita. Mi sentite bene? Devo alzare un po', devo abbassare un po'. Provo a fare i picchi di audio. Funziona tutto? Sì? Ok, si sente, si vede, perfetto. Buon pomeriggio e buona live. Questa è una live, come potete vedere, in basso a destra, sponsorizzata da Electronic Arts. E saprete, Electronic Arts che cosa fa? Che a me piace molto. Il gioco di The Sims, perché oggi si gioca a The Sims. Mi piace troppo, ragazzi. Penso che se siete veterani del mio canale, saprete che tipo è il gioco che più ho portato nella mia vita. Tipo sul canale principale io facevo 3 episodi alla settimana, era tipo la mia serie di punta e io l'adoro, mi piace troppo. Allora, ho un po' di cose da dirvi about The Sims, adesso vi dico. Sto facendo questa live qui perché ci sono i saldi. La cosa importante che volevo dirvi è perché sempre nei commenti io trovo: ma Sabri, con me si gioca a The Sims? Giustamente, perché io non lo spiego mai. Praticamente The Sims, io in questo caso gioco sul computer, ma voi potete giocare anche sull'Xbox, sulla PlayStation e non so qual è, per quale altre piattaforme. Io per esempio ho fatto anche dei gameplay sulla PlayStation. E siccome penso che sia la settimana del Capodanno cinese, ci sono i saldi, quindi le cose costano meno, quindi se volete comprarla, da Steam ci sono i saldi, quindi io i giochi li compro lì. E andate sulla piattaforma Steam, ci sono i saldi, potete comprarvi The Sims e anche tutte le espansioni sono in saldo. Scusate, ma ho finito l'antibiotica, quindi sono a posta. Cioè, sono a posto. Allora, io la prima cosa che andrei a fare è andare a vedere prima di tutto l'espansione, perché dovete sapere che io stamattina, visto che c'erano i saldi, mi sono comprata tutte quelle che mi mancavano. Quindi apriamo un attimino The Sims. Ditemi se l'audio lo sentite bene. Allora, così dovreste vedermi. Dite se alzo un po', abbasso un po'. Ricordatevi che l'audio dei Sims è sempre molto molto basso, quindi io posso alzarvelo a manetta, però devo mettere la live di qua in maniera tale che io veda quello che voi mi dite, giustamente. Ciao amore. No, grazie, questi vanno bene. Ha sentito la mia sveglia perché, siccome sapete che sto facendo la cura, mi servono i fermenti lattici. Controlliamo. Iovis, sì. Ok. Vi rimetto l'audio, intanto che bevo la mia medicina. Ho scoperto, tramite le storie di Instagram, che tanti di voi non riescono a mandare giù le pastiglie. Anch'io da piccola avevo un sacco di problemi. Vabbè, da grande è molto più easy. Sabri, va benissimo, se puoi alzalo un pochino. Lo sto mettendo a meno 20. Ditemi se meno 20 è troppo alto, va bene? Ciao, siamo sul canale videogiochi, siamo già più di 1000. Wow, ma che risultatone, bellissimo. Si sente perfettamente. Hai visto Sanremo? Sì, lo sto guardando con Ale mentre io gioco. Però sì. Allora, quello che voglio fare, visto... Oh, però adesso non so se vedete tutto perfettamente perché c'è la mia webcam davanti. Ah, beh, sì. Queste sono tutte le espansioni e i kit. Io devo aver comprato praticamente quasi tutti i pacchetti. Allora, vita in campagna ce l'ho, oasi innevata ce l'ho, vita ecologica ce l'ho, universitaria, vita sull'isola, Salem, nuove stelle, stagioni, cani e gatti, vita in città, usciamo insieme al lavoro. E poi sono i game pack. E ho comprato questi oggi praticamente. Arredi da sogno non ce l'avevo e siccome mi mancava il divano, oggi l'ho comprato. Poi mi mancava, insieme mi ha fatto comprare quello delle piante che non ce l'avevo. Ho comprato anche moschino,
Questo ce l'avevo, Portento del Punto, vedo che c'ero voluto comprare anche quello. Mini case ho comprato e poi il resto ce l'avevo già. Forse mi manca solo, vediamo un po', game pack, ce li ho tutti, stuff pack, ce li ho tutti, no, dovrei avere praticamente tutto, forse qualche kit. Ah sì, mi manca qualche kit, devo, ecco, questo qua è quello che ho comprato oggi, kit floreale. Bello quello di carnevale, bellissimo, i kit devo comprarli tutti. Ne approfitto stasera, appena stacco la live, di comprarli. Allora, quelli che vorrei fare oggi, vabbè, oggi sapete che... rimetto un attimino anche la live di qua, perché almeno vedo i vostri commenti dritti, se no è un casino. Quindi apro un'altra pagina di internet. Intanto cosa mi raccontate? Visto che prima facevate amicizia, che cosa bella. Da quando ho messo la live parlavate di qua, di là. Allora, canale La Sabri Games. Vado sulla live. Ok, così vedo i vostri commenti, perfetto, la sposto anche un pochino così, così ho The Sims davanti e vedo anche quello che mi scrivete, così almeno siamo praticamente in diretta, io faccio quello che mi direte voi. Puoi abbassare un pochino? Certo che posso abbassare un pochino, però contate che poi non sentirete la musica, a meno che quando non andiamo a sistemare la casa, che allora lì parte un po', sono altrimenti sentite soltanto i suonini. Allora, dicevo che oggi, siamo nel terzo trimestre, quindi tra poco partoriremo. Alessia mi ha chiesto di venire qua quando ci sarà la nascita di nostro figlio o nostra figlia, perché non lo sappiamo. E poi vorrevo, magari scegliete voi qualche espansione e facciamo qualcosa insieme. Allora, una delle mie preferite, dove sei? A me piacciono quelle al lavoro, perché puoi veramente andare a lavorare col personaggio. Poi possiamo fare usciamo insieme, vita in città, quello che vi piace, nuove stelle mi piace molto, vivete in campagna, osa innevata la faccio poi in un gameplay, tutto quello che piace a voi. Vediamo un po' io che cosa ho qui. Sì, ah, una cosa, perché mi sono segnata alcune cose a farvi vedere. Lo sapete che si può giocare a The Sims in prima persona? Giuro, giuro. Adesso vi faccio vedere come si fa. Allora, non è... cioè, in alcune... parti è bello, in alcune un po' meno, perché ogni tanto vedi teste mozzate, però è molto carino. Ah, qua mi state chiedendo le espansioni, vita in città, ok, cani e gatti, beh, cani e gatti ce l'ho ovviamente perché abbiamo Goggo. A che ora finisce? Beh, non ho un orario preciso, però siccome abbiamo tante cose da sistemare su The Sims e da fare, oggi la prendiamo per le lunghe, almeno un paio d'ore, se non di più, andiamo avanti. Allora, andiamo un attimino nella mia famiglia, quindi subito. Irene è diventata grande, spero che abbiate visto l'ultimo video dove praticamente abbiamo fatto fare il compleanno a Irene in maniera tale che non fosse più un bebè ma una bimba più grande, perché sennò sarebbe stato un casino poi con due bimbi piccoli, anche perché poi magari mi nascono i gemelli. Ecco cosa devo fare, ragazzi! Cosa importante, la carichi poi su YouTube la live, ma certo rimarrà così se dovete andare via qualsiasi cosa. Ovviamente c'è il codone di Salem, potete riguardarvela. Adesso iniziamo con calma nella nostra famiglia e poi ci spostiamo un po' sulle espansioni che volete vedere. Vi ricordo che se volete prenderlo approfittatene in questi giorni perché è tutto in saldo. E qui dopo in descrizione, nei commenti, bla bla bla, vi metto Steam. Allora, eccola qua, questa è la nostra Irene. Ovviamente siamo andati a festeggiare il compleanno fuori, come potete vedere. Salem, ma io devo giocare a The Sims? Non... ma... ciao amici! Io sono Salem, il gattaccio nero della mia mamma. Spostati, amore. Allora, un attimino che ho visto che sono un po' scentrata. Ok, così dovrei essere un pochino più al centro. Come stai, Sabri? Sto molto bene. Mi sento molto positiva per... ho iniziato le medicine, sapete che sto facendo la cura e mi sento molto bene. Direi prima di tutto di andare a casa perché dobbiamo fare una cosa importantissima. Dobbiamo mettere la doppia culla, perché se non metto... se io avessi due gemelli devo mettere la doppia culla, perché sennò ne nasce solo uno, quindi devo metterne due, poi nel caso una la cancelliamo. Ah, leggendo a casa... Sabri sta andando a casa, Irene arriva. Allora, a che punto siamo? Partorisci fa... abbiamo già i punti domanda, vedete qua sotto? Quindi vuol dire che tra poco possiamo partorire. Anzi, forse già adesso possiamo partorire. Che ne dite? Primo sondaggio, dovete rispondermi qui nei commenti. Cioè, non nei commenti, nella chat. Partoriamo in ospedale o no?
Allora, io preferirei partorire in ospedale perché almeno vedi il bambino che nasce, eccetera. Invece se non partoriamo in ospedale te lo ritrovi nella culla e basta. Quindi dovete scegliere voi. Andiamo subito a modificare. Ah no, ah sì, una culla, dobbiamo mettere anche l'altra, quindi modalità costruzione. Ospedale, 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 sì, partorisce in live, ospedale, ospedale. Ok, non c'è nessuno che dice di no. Quindi, allora, prendiamone un'altra. La mettiamo... ah, qua c'è la lampada, la mettiamo dalla parte di Ale. E scegliete un po' i colori. Io non sono quella per il rosa, femmina, blu, maschio. Lo sapete, a me sono a prescindere i colori. Quindi metterei una verdina e una gialla. Poi, se mi nascerà un figlio maschio, posso anche vestirlo di rosa. Chi se ne... Ma chi è che dice che il rosa è per le femmine e l'azzurro per i maschi? Ma chi mai ha deciso una roba del genere? Ma per favore. Ok, ci siamo. Ovviamente poi dovremo cambiare tutta la casa, anche perché... Irene è grande, non sono sicura che possa dormire in questo letto. Infatti no, può solo sedersi. Vediamo se si può andare a partorire. Oh, mamma, premi qua. Non si può ancora partorire. Uffa, bisogna aspettare un po'. Vediamo. Sì, volgare, ma perché deve essere utensile preferito? Ma cosa sta dicendo questa roba qua? Preferisci le bacchette d'acciaio, di legno laccato, di legno semplice? Adesso si fa il caffè, ma figuriamoci. Ok, raga, va bene, abbiamo deciso di partorire in ospedale. Sempre se mi ricordo giusto che devo premere sulle culle quando è il momento, dovrebbe uscirmi la notifica che sono in travaglio, allora posso lì partorire. Nel frattempo possiamo fare qualcos'altro. Tipo... dobbiamo sistemare la sala, oggi sistemiamo anche la sala, perché abbiamo fatto sì questa roba, il live, che mi piace molto, però vedete come spoglia, adesso che ho fatto l'espansione, che ho preso l'espansione Arredi da Sogno, forse ci sarà qualcosa di bello da mettere, perché di base mi piace molto. È una cosa importante, ragazzi, io stavo pensando, però me lo dovete dire voi, di fare un piano superiore alla casa, perché, allora, ci sta che io ho lo studio qui, e Alessio ha la cosa qui, però sono dell'idea che, essendo The Sims non come la vita vera che posso costruire quello che voglio, che ne dite se tipo qui io faccio le stanze dei bambini e non so, faccio una specie di soffitta, un piano superiore, e nel piano superiore faccio gli studi ad Ale, così una può essere la stanza del bimbo che nasce, una può essere la stanza di Irene, magari possiamo mettere anche le palline. Cioè, so che poi diventa molto grande. Sì, 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 oddio, sì, 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 sì. Un piano sopra. È vero, diventa molto grande. Però sono dell'idea che almeno possiamo fare un sacco di cose in più. Quindi sì, mi piace. La Sabri non ha lavoro. Oggi iniziamo anche una carriera per Sabri. Tanto i bimbi vanno all'asilo, quindi che ce fregano in questo gioco, si va all'asilo. Mi piace, Irene è grande, ragazzi. Vi ricordo che Irene è una figlia che abbiamo adottato, quindi non è nostra figlia biologica, diciamo. Ma è comunque come se fosse nostra figlia, è stata adottata, è bellissima, l'abbiamo fatta crescere, infatti dobbiamo cambiarle i vestiti perché non riesco a capire, ho visto un po' da pescatora, pescatrice, vabbè, detto così. Allora, cambia la camera di Irene, devi mettere il letto a castello, è vero che ho visto il letto a castello, ma se io metto il letto a castello adesso, il bimbo che nasce non ci può ancora andare perché è piccolino, quindi non so se aspettare poi che cresca, quindi nel frattempo mettere un lettino. Cosa dite voi? Sto guardando i vostri commenti. Cambia i vestiti a Irene. Va bene, la prima cosa che faremo è andare a cambiare i vestiti a Irene. Avete ragione. Quindi Ire, vai allo specchio, scegli un abito. Come la vogliamo vestire, Irene? Un po' da maschio, cioè un po' uno stile maschio, invece un po' più pulita, elegante, femminile, o una cosa più artistica, una cosa più... non lo so, scegliete voi. Sapete che a me, io definisco da maschio, ma in realtà, ripeto sempre, ognuno può vestirsi come gli pare, piace, però a me è sempre piaciuta una roba un po' strong. Quindi scegliete voi, vi faccio vedere un po' di opzioni, eh. Esempio. Forza, Ire, cambiamoci. Elegante? La volete elegante? Formale elegante? Oh, questi sono quelli femminili. Tipo, boh, non la metterei nuda in casa. A parte che non mi sembra che sia estate. Questa, no, questa è per uscire, ragazzi.
Le metterei una felpina sportiva. Sportiva la facciamo negli sportivi. Allora, facciamo così. Quello quotidiano, abbiamo quello quotidiano, quello formale, quello sportivo, quello da notte, quello da festa, quello quando è al mare, costume da bagno, e poi quando fa freddissimo. Quindi questo qua è come starà in casa. Vediamo se nei femminili c'è qualcosa che ci ispira. Colori non ci interessa, materiale non ci interessa, categoria di abiti non ci interessa, scelte di moda. Facciamo così, femminile, vediamo se è qualcosa che vi piace. Però, raga, non può stare col piumino in casa. Felpine. Ah, giusto, io ero su giacche. Ha ragione anche lui. Queste sono le felpine. Beh, questa mi sembra anche sia elegante che sportiva allo stesso tempo, perché comunque c'è un maglione ma c'è una camicia sotto. Non vi dispiace? Questo non lo so se la nostra figlia Irene è proprio così. Si veste così. La pelle? Eh no, ragazzi, è adottata. Non devo cambiare il colore della pelle perché l'abbiamo adottata. Quindi ci sta che sia così. Mettile qualcosa di comodo e femminile. Ok. Va bene. No. Vero che poi, per esempio, se noi scegliamo questa possiamo anche cambiare i colori. Esempio. Che ne dite il gattone con gli occhiali? Carino il gattone con gli occhiali con la camicia rosa. E sotto le potremmo mettere tipo questi leggings che ha lei. Ci sono dei jeans. No, ci vogliono... Beh, grigi non stavano male, che si abbinano al gatto. Che dite? Perfetta. Mi piace, non mi piacciono le scarpe da pescatura, perché per stare in casa... A parte che per stare in casa, io non so come state voi, ma io sto con i calzini, non ho le ciabatte, non ho le scarpe, poi ognuno ha le proprie regole. Mettiamola anche le mutande sotto. Ah no, ok, questo qua non è sotto. Mi ha messo i jeans chiari, scarpe, formale le mettiamo le ciabatte, le calze, perché ho visto che... Ma da quando c'ho queste ciabatte? Non le ho mai viste queste ciabatte. Non ci ho mai fatto caso. Ma mai proprio. Ciabatte rosa... No, 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 le metto le scarpe, raga. Però no, queste, vi prego, le ballerine, io non riesco a sopportarle. Sto pensando qualcosa di basico, tipo... Questo potrebbe essere una specie di Vans, so che a voi piacciono. Ecco, questo ci sta, per una bambina ci potrebbe stare. Le cambiamo solo l'acconciatura e i capelli, perché come dicevo la pelle la lascio di quel colore perché avendola adottata. Come vi piacciono i capelli? I capelli, il colore rimane quello, possiamo solo cambiargli la forma. Irene, non so questo colore di pelle da cose è tipico, non, è un rosa scurino, non lo so. Le mettiamo i capelli lunghi, le treccine, oh come sei buona. Se no abbiamo questa, perché poi ci sono corti, medio, lunghi. Potremmo anche metterle un taglio corto, ragazzi. A me piacciono un sacco le ragazze con i tagli corti. Guardate che belli. Che dite? Allora, iniziamo. Capelli lunghi o capelli corti? Belli. Sono anche questi qua particolari. Scegliete prima se capelli lunghi o capelli corti o medi. Ho sbagliato, cioè nel senso... Guardate, la figlia di Ale! La maggior parte di voi dice lunghi. O se no ci sono anche le acconciature che io adoro molto. Poi per una bambina le acconciature ci stanno perfettamente. Abbiamo questa col cerchietto. Anche io vedete che sembra la coda. Questa con lo chignon, col fiocco dietro, bellissima. Questa riccia. Questa con i codini. Questa con i fiorellini, le treccine mi piacciono tantissimo. Ma da quando ho queste? Ah, ma questa mi sa che è una delle espansioni che ho fatto ora, bellissima, bellissima. Oddio, questa è la mia preferita, ve lo dico. Questa è stupenda, bellissima. Ce ne sono tante. No, raga, hanno messo le mie treccine! Oh mio Dio, hanno messo le mie treccine! Con una delle espansioni che ho scaricato oggi, guardate, sono proprio io. Raga, cioè, la lasciamo così per tutta la vita, eh? Vi va bene treccine così? Sono emozionata, sono proprio le mie. Ma che belle. Sì, ci sta, questa. Ok, ottimo. Poi formale, invece, le mettiamo un abito un pochino più elegante.
corpo intero giallo. Wow, che bello! Raga, questo giapponese top. Posso cambiarlo di colore? Sì, ma mi piace molto. Mi piace tantissimo questo elegante. Qual è che era? Il primo? Raga, la lascio così. Non vi faccio scegliere perché piace troppo anche a me. Cioè, a me. Poi, quello sportivo. Sportivo lascerei molto easy. Una roba così potrebbe andare. Ok. Poi, da notte. Da notte le mettiamo il pigiamino con la giraffa. Mi piace il pigiamino con la giraffa. Anche se si muore di caldo col pigiamino con la giraffa, però ci sta. Poi, da festa. Da festa la vendiamo, la vestiamo da hot dog. Dai, vi prego. Da festa. No, i bambini non possono essere vestiti da hot dog. Da scheletro. Da avocado. Da folletto di Natale. Da pirata. Da Mozart. Boh, mi sembra vestito da Mozart. Da principessa. Da cosino del di Star Wars. Non lo so. Da panda. Da altro coso di Star Wars. Baby Yoda. Non lo so. Penso che sia Baby Yoda. Nel caso Alessio non uccidermi. Scheletro, scheletro, scheletro. No avocado. No avocado. Scheletro, pirata. Anche a me piace il pirata. Scheletro. Tutti che votate lo scheletro. Scheletro e pirata state dicendo. Quindi scegliete tra scheletro, che però si può cambiare i colori e fare tipo rosa. No, mi piace di più così nel caso. Allora, scheletro rosa oppure pirata. Sembra Peter Pan più che un pirata. Oppure pirata, scheletro o pirata? Ok, scheletro state votando, perfetto. Poi in costume da bagno la trovo perfetta, ci sta, ci sta, ci sta. Ok, ragazzi, ci siamo, quindi salviamo. Mi piace molto nostra figlia, perché ormai è nostra figlia, non è solo mia ideale, è anche vostra, vostra sorella. Dai, che tra poco si partorisce. Devo bere l'acqua, ragazzi, ogni 20 minuti mi fate un bleep sabre in chat, bevi l'acqua. Dovreste farlo anche voi, io lo sto facendo per la cura, ma in realtà è una cosa che dovremmo fare tutti, bere tipo 1,5 litri d'acqua al giorno. Quindi magari andatevi a prendere anche voi una borraccina che beviamo insieme. Una bottiglietta d'acqua, anzi la borraccia meglio. Io sto lavorando, allora mi sono cambiata, sono bellissima. Vacanze disponibili per 3 giorni, bene, così mi nasce il fratellino. Quanto manca? Manca pochissimo, manca davvero poco. Partorisci fra... Ale, amore, ma tu sei felice, non lo so, Ale suona. È proprio la vita vera, guardate, io non sto comandando, sto facendo da solo, ma... ha capito tutto The Sims della nostra vita. Go 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 go. Oh la 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 la. Siamo in tantissimi, ragazzi, siamo in 2000. Non me l'aspettavo fossimo così tanti per live di The Sims. Come potete vedere il mio robottino sta pulendo. Ma che brava Irene, sta portando fuori la spazzatura. Allora, nell'attesa che partorisco, che cosa vogliamo fare? Che attività vogliamo fare? No, costruire, perché altrimenti il tempo si blocca. Quindi proprio un'attività su The Sims, non so, per esempio potremmo iniziare a sederci un attimino sul divano. Ho messo dei divani che per me sono proprio brutti, ma vabbè, non è importante, eh. Sabri, anche tu. Facciamo un'attività familiare, visto che tra poco non saremo più in 3, bensì in 4. Vai Ire, vieni qua anche tu. Ire non ci sta, Ire va in punizione su questo divano. Facciamo un po' interagire, visto che è il momento del parto. Alessio, dammi solletica, chiedi di sentire il neonato. Dove stiamo andando? Vai, senti tuo figlio. Poi scommesse, maschio, femmina, gemelli, non lo so. Secondo voi che cosa, chi cosa nascerà? Anche perché il nome lo sceglierete voi direttamente in live, eh. Poi Sabri è felice e allora abbraccia affettuosamente il suo marito. No, non siamo ancora sposati qua, dovremmo sposarci. Ire, dove stai andando? Ire non vuole vedere la mamma e papà che si abbracciano, giustamente, adesso la seguo.
Ma come gemelli? Per voi saranno gemelli? No, per me non saranno gemelli. No, io punto su un maschio. Su un maschio, visto che sto facendo la cura, magari tra un mese potremmo avercela fatta. Io spero in un maschio. Vai, dai, che per me ci siamo quasi. Giustamente, io per festeggiare mangio dei popcorn. Ire, mi fai vedere da sola che cosa faresti tu nella vita? Fai vedere un po'. Potremmo chiamarla Irene se ci nasce una bimba femmina, eh? Come The Sims. Forza, Ire, fammi vedere. Balla. Ah, Alessia ha messo la musica e lei l'abilità da ballerina. Ah, le balla con tua figlia. Vai un po' qua. Esercizio, ecco, tu fai un po' di esercizio, fai gli addominali mentre tua figlia balla. Irene intanto raggiunge l'abilità, ma guarda, ma che famiglia meravigliosa che siamo. Sì, maschio, tanti votano maschio, anche io voglio votare maschio. E brava, mamma, tu ti metti a pulire l'aspirapolvere con l'aspirapolvere la stanza mentre loro fanno cose. Vediamo ora Ale come può interagire con la bimba, che non c'è più, prende in braccio, eccetera. Va in estasi per le suonate di pianoforte? Eh? Ma che roba be... Ma come sei brava a ballare? Oh! Ma da quando su The Sims si balla così bene? Qualche espansione strana? No, raga, bellissimo. Ah, dovrei cambiare le piante perché ho preso l'espansione per le piante. Io, per me avrai una femmina, però spero che uscirà un maschio o due gemelli. Non lo so, vediamo. Tra pochissimo arriva. Giorno del rimborso. Cosa fanno il giorno del rimborso? Eh? Non so che cosa sia il giorno del rimborso. Senti come chiacchierano questi due, che buoni. Sabri, ti amo. Anche io vi amo tantissimo. Vi superamo, come dico sempre Ale, ti superamo. Il letto della Ire lo cambiamo dopo perché, come vi ho detto, se praticamente noi andiamo in questa modalità che è costruzione, The Sims si blocca e quindi aspettiamo il momento, cioè rimandiamo il momento del parto. Invece noi vogliamo assolutamente farlo. Potremmo andare da qualche parte. No, dobbiamo stare in casa perché poi devo premere sulla culla. Possiamo ammaestrare un po' il cane? Sono le 6:30 di mattina. Una cosa che a me piace molto su The Sims è ammaestrare il cane. Quindi. No, non passare l'aspirapolvere qua. Sono molto concentrata, ragazzi. Cos'è successo? Molto concentrata. Nessuna polvere sarà trascurata. Ci siamo. Allora, vai qui e chiama Cocco. Oh, i miei cigni. Ma solo io ho dei cigni nel giardino. Oggi mi sa che li facciamo fuori e cambiamo qualcosa, eh. Vi dico che oggi sistemeremo un po' tutto. Andiamo anche al lavoro. Mi cerco un bel lavoro e andiamo a fare un lavoro bello. Vieni, Goggo, bimbo! Ti sto chiamando, guarda. Se noi premiamo qua, chiamiamo il nostro bimbo. Quindi affronta il percorso ostacoli con Cocco. Vediamo Cocco quante volte sbaglia. Nel frattempo io con i popcorn sono andato a fare il percorso. 1-4-3 anche a voi, ragazzi. Il giorno del rimborso possiamo chiuderlo. Stai terminando l'attività. La festività avrà termine solo per l'unità familiare attuale. Vabbè, allora lasciamola attiva. Vai, forza, bimbo! Fai vedere quanto sei bravo. Allora, primo salto. Ce l'abbiamo fatta. Io sono a disagio perché sapete, donna incinta, devo andare in bagno spessissimo. Ma adesso io faccio un bel cheat. Vai. Vai, forza. Dai, 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 Goggo. Ma troppo alto. Mamma mia, bravo. Vai, vai. La cacca dopo, bimbo. La cacca dopo, dai. Fai il tubo adesso. Qua. Fai vedere che hai imparato a fare il tubo. Ora mi dite nei commenti che ora posso mettere il divano componibile. Speriamo! Bravo, piccolo! Ora anche questo tubo qua? Errori per ora ne ho fatti due. Ma perché non ho fatto... no. Sì, ce l'ha fatta. Perché avrei fatto due errori? Scusate. È bravissimo, Goggo. Non sta facendo neanche un errore. Ale, fagli fare il musicista e fa iniziare la scuola Irene. Adesso mi dite tutto quello che voi... Amore, Irene è venuta a prendere i popcorn da per terra. No, bimbo, lo slalom. Bimbo, no, i popcorn. Stava seguendo Irene perché vuole popcorn, ma ti sembra? Bravo, piccolo. Stiamo diventando bravissimi, ragazzi, bravissimi. Io sono diventata lercia. Guarda. Non male, ma non perfetto. Cocco ha ottenuto un tempo di 45 con 4 errori. Ah, durante la corsa. È stato comunque molto bravo. Direi che per andare a partorire, Sabri, non è che puoi andare conciata così. Quindi vai a farti una doccia, fai
fa il bagno con la schiuma. Anzi, no. Se avete visto il video su Nuts, si deve fare la doccia perché si risparmiano fino a 10.000 litri di acqua all'anno ed è importante. Anche perché su The Sims c'è anche la roba green, l'espansione green che io ovviamente ho perché sono molto avanti loro. Un giocattolo mancante, stavo pensando a uno dei miei giocattoli preferiti e non riesco a trovarlo. Inizio a rattristarmi e sentirne la mancanza. Continuo a cercare, influenza la responsabilità, gioca con un altro giocattolo, influenza la risoluzione dei conflitti. Che dite voi? Continuo a cercare o gioca con un altro giocattolo? Prende, lei si sta rattristando, non lo so, io vi direi gioca con un altro giocattolo, però perché magari dopo lo cerchiamo insieme. Che dite voi? Continuo a cercare? Va bene, continuo a cercare allora. Grazie dei consigli, Alessio ha consigliato Irene influenzandone i valori caratteriali, quindi ha aumentato la responsabilità ma ha diminuito il controllo emotivo. Che gioco completo, ragazzi, che gioco completo. Io ve lo consiglio, vi fa passare un sacco di tempo. Allora, mi sto andando a lavare, anche perché mancherà davvero pochissimo al parto. Siamo in live già da mezz'ora, ma per me è un minuto che siamo in live. Non so se tra di voi, quanti siete qua? Prima eravate 2000, siamo 2005. Non so se tra queste 2500 persone c'era qualcuno di voi. Qualche anno fa, ragazzi, due o tre case fa, io ho fatto una live di The Sims da 8 ore, 8-9 ore. Ho fatto tutta la casa, è stato bellissimo, 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 bellissimo. Allora, mi sto lavando, mi sono fatta la pipì addosso. Perché c'ho un libro qua? Sono molto imbarazzata perché mi sono fatta la pipì addosso. Purtroppo, purtroppo, purtroppo. Però almeno adesso la vescica è piena. Sono vestita con la gang del panzotto. Allora, Sabri, fai un pisolino. Mi nascondo un attimo da tutti. Come potete vedere sono gialla, sono molto imbarazzata perché mi hanno visto che mi sono fatta la pipì addosso. E mi devo dare una sonnecchiata. Dai, no il caffè, no il caffè. Non ti riprendi perché giustamente come la vita vera, se bevi il caffè ti svegli un po'. Ma io voglio farti... Ah, ecco perché non posso dormire. No raga, ho sbagliato. Perché gli ho chiuso il passaggio. Devo spostare questa qua. Vabbè, mettiamola qua davanti. Eccomi, scusa Sabri, hai ragione. Per quello non poteva nascondersi da tutti. Nasconditi da tutti. Hai i capelli bianchi? Chi ha i capelli bianchi? È vero! Ho i capelli bianchi perché non ho ancora sistemato. Avete ragione, raga. Mamma, che occhio che avete. Che occhio che avete. Modifica il sim. Avete un occhio incredibile. Allora, adesso li sistemiamo. Li mettiamo... Potrei metterli con... Come li ho ora, che ne dite? Oppure come le treccine di Irene. Niente, lei voleva andare a farsi il caffè. Ti ho detto di andare a darti una sistemata. Oh, Sabri. Qui. Sabri. Modifica il sim. Oh, ce l'abbiamo fatta. Sto per starnutire. Starnutisci, Melissa, amore. Intanto iniziate a pensare un po'... Ha un nome per maschio o un nome per femmina? Perché poi lo scegliete voi, ragazzi, eh? Però non scegliete tipo libreria o divano, eh? Allora, modifichiamo i capelli. E adesso che ce li ho castani, potremmo mettere questi ora. Che colore ce li ho? Ho un castanino così. Però in realtà adesso potrei mettere i capelli veri. Cioè i capelli proprio dei Sims perché ho una coda bella grande. Acconciatura. Vediamo se ci sono i codoni grossi come i miei. No. No, a parte che devo mettere i castani. Oh, bella. Questa qua è quella che forse non è l'altra cosa. Direi che questa va bene. Sì, di qua sono giusti adesso, no? Dobbiamo cambiarceli anche qua. Quindi andiamo sempre in lunghi, acconciatura. Dove cavolini era? Oh, qua possiamo metterci questi qua, che sono molto sportivi. Sì, mi piacciono. Quando dormo, magicamente mi è tornato il caschetto. No, io quando dormo però posso dire che ce li ho sciolti, perché sennò mi danno fastidio. O faccio una treccia morbida come questa, molto morbida, ci sta. Da festa, vabbè, da festa va benissimo così. A posto, possiamo tornare in famiglia, abbiamo sistemato i capelli. Come potete vedere dal mio outfit, sono in pigiama.
Mi piace un sacco stare in pigiama, ragazzi. Sono una delle persone più pigre di questo pianeta quest'anno. Non ci posso. No, non lo chiamo. No, raga, Pellegrino. Se mi esce maschio, lo chiamiamo Pellegrino. Mamma mia, quante tasse, ragazzi! Le bollette sono appena state recapitate. Devo andare a pagare le bollette o mi tolgono la luce. Vi prego, dai, chiamiamolo Pellegrino. Per chi guarda sul mio canale principale, sta facendo delle reaction. A 16 anni è incinta. Amore, imbarazzata perché? Ah, perché ha visto io che mi sono fatta la doppia addosso. Vabbè, dettagli. E niente, ho dovuto chiamare questo figlio Pellegrino. Sabri, paga le bollette $4,000 al mese. Che cosa? No, dai, raga, veramente, Pellegrino. Ma state scherzando? Ma non posso chiamarlo Pellegrino, dai. Ma siete proprio cattivi. Guarda che siete infami, fan infami, per voi solo i salami. Tutti che mi scrivete Pellegrino. Pellegrino Gioele, giustamente, no, raga, Pellegrino Gioele. Oh, e tu chi sei? Signore? Su. Chi è? Addetto alla? Allora, io voglio far terminare sta cosa del rimborso, perché almeno vedo la notifica quando devo partorire. Chi sei tu? Addetto alle pulizie. Ah, beh, è vero, il mio giorno delle pulizie. C'è il mio tipo che mi aiuta con le pulizie, quindi va bene così. Ok, dai, puoi entrare? Oddio, cos'è successo, raga? Sta andando tutto a fuoco. Alessio, sistema. Sostituisci, chiama per un servizio. Prova a ripararlo tu, Ale, che per me ormai sei bravissimo e riesci tu a ripararlo. E anche velocemente scattare. Op, op, op. Ecco il mio amico delle pulizie. Guardate Goggo. Goggo è un infame, per lui solo il salame, perché la sera è... Ragazzi, è la vita vera sto gioco. La sera io gli scaldo la pappa nel microonde, quindi vedete che lui sta fissando il microonde. Ma nella vita vera sto dicendo, Ale, riparalo. E se poi sei bravo a ripararlo, ti meriti una dormita. No, in realtà no, perché devi andare a lavorare e qualcuno deve pur guadagnare i soldi in questa famiglia, Ma cosa stai riparando precisamente? Ragazzi, manca sempre meno, Manca sempre meno. Mancherà, penso, un giorno su The Sims o addirittura meno. Forza, forza. Bravo, Ale. Bravo, bimbo. Bravo. Sì, però ti pago per fare le pulizie, no? Per guardare i quadri. Cosa stai ammirando? Il quadro di The Sims? Ah, adesso ho deciso di farsi un caffè. Ma tipo... Oh, ti pago un sacco di soldi, Ah, ok. Sta iniziando a sistemare. Ci sta. Adesso è riuscito a ripararlo. Amore... Manualità 2. Non ci credo, bimbo. Ma che bravo che sei. No, non ce la sta facendo, ragazzi. Non ce la sta per niente facendo. Ah, giusto. Ire è andata a dormire fuori perché nel suo letto non ci può andare. Adesso sta imparando, quindi va bene così. Tanto è autunno. Sono le 11:45. Siamo ancora autunno verso l'estate. Quindi fa ancora caldo, tra virgolette. Adesso è arrabbiato. Guardate cosa ha combinato. Però è riuscito a ripararlo. Sì, ma che cosa lasci qui? Butta via. Ehi. Oh. Non ci provare ad andare a letto e a lavorare, Non ci provare. Beviti un caffè. E ora che Alessio si rechi al lavoro, vorresti seguirlo? Sì. Vorrei seguirlo, ma ho paura che io partorisca. Quindi lo mando per conto suo. E dopo però ci torno al lavoro con lui, perché non voglio perdermi, voglio andare in ospedale, ho paura. Adesso il seggiolone non mi serve più, non lo so, no, perché è troppo piccolo il bimbo, non ci va ancora nel seggiolone, deve crescere. Ma cos'è? Alessio, no, fermi un secondo. Ma cos'è successo? Ma perché sei visto stordito? Ci è mancato poco. Ah, stordito perché, raga, stava per prendere la corrente. Muoio, ma come sei vestito poi? Ma che problemi hai? Avrà qualche audizione dello spazio? Non lo so. Va bene così. Io vorrei mandare avanti il tempo, ragazzi. Adesso si trova al lavoro, bravo. Mandiamo avanti il tempo. Che dite? Mandiamo avanti il tempo un pochino e aspettiamo che mi esca, che sto per andare in travaglio. Vai, io vado, raga. Vado. Vado. Manca super poco.
Io dormo metà fuori, metà dentro, ho cambiato. Ah no, beh, giustamente, per questa è la mia parte. Ma non potendo entrare per le culle, dobbiamo aspettare la notifica che arriva qua in alto a sinistra. Ah, voi giustamente adesso non la potete vedere perché c'è la mia webcam davanti. Però ve lo dico io quando arriva, Ve lo dico io. Ma aspettate, ma che ci faccio ancora l'ercia? Ale è tornato dal lavoro, ma che schifo, Sabri, ma... No, mi sono fatta la pipì addosso ancora, ma non puoi usare come tutti il gabinetto? Ma qual è il mio problema? Perché non posso usare il gabinetto? Continuo a farmi la pipì addosso. Fai la doccia. Niente, non ce la posso fare, ragazzi. Mi sono dimenticata come si utilizza il gabinetto. Va bene così. Comunque, Ale è tornato dal lavoro, così almeno può venire con me a partorire. Volevo dirvi questa cosa. Ah, stavo leggendo un po' di nomi bellissimi, però mi state scrivendo tutti Pellegrino. Veramente, ma posso chiamare il nostro figlio Pellegrino? Dai, vi prego. Pellegrino, no. Non mettetevi d'accordo, perché poi dato che lo sceglierete voi. Neanche Giovanni. Voglio un bel nome. Sembra che qui abbia finito. $160. Ma perché? Ma no, ma mi sono fatta ancora la pipì addosso. No, raga, no. Sono molto imbarazzata. Me la sono fatta ancora addosso. Io non ci credo. Non ci credo. Sabri, dormi. Va, ormai non stai per esplodere. Nasconditi tutti e dormi. Incredibile. Faccio veramente schifo. Vabbè, io le avevo detto di dormire. In realtà le avevo detto di dormire nel letto. Però mi sa che qualcosa è andato storto. Vabbè, pace. Pace, stavo provando, ma dovrei attivare i trucchi e mettere tutto felice. Potrei anche farlo, Ma guarda, bimbo, dove dorme? Amore mio, c'hai le pulci. Sabri, allora fai così. Beviti un caffè. Stavolta ti faccio prendere il caffè. Quindi prepara del caffè, bevi del caffè. Ire, fai il bagno a Goggo. Puoi farglielo adesso. Sveglia Cocco. No, non puoi. Ma cos'è sta roba? Ma che bella, posso fargli una foto? Ma non ci credo! Questo me l'ero persa, è bellissima! Avevo sentito un rumore, ho detto vai che quasi ci siamo. Ma no, non ci siamo ancora. Non è ancora uscita la notifica. Lava Goggo. Sì, devo lavare Goggo, io potrei farlo. No, allora può farlo anche lei, forse. Allora, aspetta, sveglia Cocco. Sveglia, 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 sveglia. Ehi, Goggo! Vediamo se posso fargli un bagno. Sì, posso. Altre scelte? Cura dell'animale? No. No, non posso farglielo. Vediamo se io... Cioè, non con Irene. Fermo, bimbo! Bimbo, bimbo sarà... In... Ma niente, ha proprio fame. Fermo, che non riesco a selezionarti. Ho svegliato bimbo e mi sono messa io sul letto. Allora, Sabri, dormi. Dormi. Fai un pisolino. Bravo, tu rotoli nella pipì. Ma cosa stai facendo? Ma nel mio piscio. Raga, si sta rotolando nel mio piscio. A che mese sei? Sono già al nono. Sto aspettando che mi arrivi la notifica per partorire. Mentre il mio cane sta rotolando nella mia pipì perché me la sono fatta addosso. Che gioia! Ire, puoi pulire? Puoi aiutare la mamma? Asciuga come una furia. Come una furia, cioè non normalmente, Ire. Come una furia. Uffa, pensavo che fosse arrivato il momento. Invece la votazione è chiusa. Il piano comunità goliardica ha ricevuto il maggior numero di voti. Ok, Ire, scusa se ti faccio fare la mammina, ma sapete quello che sta per succedere. Sabri, sei ancora l'ercia? Oh, guardate la mia energia finalmente che... Ah no, questa è quella di Irene. Mamma mia, la mia energia fa schifo. La mia energia fa veramente schifo. Puoi andare a dormire? Dormi. Svegliati e vai a dormire a letto, perché vi ricordo che se fate il pisolino non è come dormire proprio profondamente. Aspettate, faccio una roba. Baro un po', senza mettere trucchi, ma baro un po'. C'è un letto che praticamente mi rigenera. Provo a mettere un attimino quel letto lì, così per un attimo faccio prima. È tipo una...
una cosa iperbarica, non so come si chiami, non mi ricordo più. L'avevo... che belli questi letti a castello. Allora, aiutatemi a vedere se lo vedete, perché oggi sono un po' cieca. Si chiama tipo sonno profondo. Eccole qua. Capsula del sonno. Mettiamola un attimino qui sul balcone. Non posso metterla sul balcone. La mettiamo un attimo in sala. Così almeno, Sabri, per me così fai molto più in fretta. Via questo letto, vai qua. Dormi, guardate l'energia di ora. Oh, dovrebbe andare molto più veloce del letto normale. Vedete? Sta salendo tantissimo. Sì, succedono cose strane in casa mia, però almeno faccio prima. Devo essere subito pronta per andare a partorire. Che poi mi addormento mentre sto per tirare fuori un figlio. Dai, dai, dormi, dormi, dormi. Vabbè, diciamo che quando finisce questa, vedendo a quanto sono, dovrei essere già bella verde. Allora, Ire, tu puoi cucinare qualcosa nel frattempo? Ordina una consegna. Irene può... Giustamente, pizza a domicilio, una pizza al formaggio, e nel frattempo mandiamo avanti, così almeno il sonno va avanti e noi dobbiamo partorire. La tua pizza è in arrivo. Bravo, bimbo, che ho imparato a uscire da... Guardate che bello! Vai, vai, Ire. Aspetta, dove la metti la pizza? Oh, Ire, prendi la pizza. Questo non l'avevo mai fatto, invece tantissimo. Non mangiare i popcorn. Vai a aprire la tipa di... Non so che marca sia che mi ha portato il cibo. Oh, brava questa bimba. Nel frattempo che la mamma riposa. Vai a prendere il cibo. Ok, ci siamo. Bellissima sta roba delle cose a domicilio. Paga. Lei paga con un saluto, sulla strada verso la fama. Quello che piace a me, l'espansione piace a me. Siccome non hai soldi, Alessio ha portato a casa $155. Bravo, amore. E dicevo, non ho soldi, quindi la congedo un po' così. Allora, bravo, amore. Dentro nella pizza. Perfetto, lui ci è entrato con tutti i piedi. Allora, riponi. Dove la ripone? Sul tavolo? Metti qua la pizza, la puoi mettere qua? Vediamo se è intelligente da metterla da sola da qualche parte. No, la sta mettendo in frigo. Ma è appena arrivata. Almeno prendi una fetta. Prendi una fetta. Ok, possiamo andare avanti. Ecco la tua pizza, sono $25. Col cavolo, stai fuori, io non ti pago. Ma dove sta andando il rumba? Allora, vediamo se la mia energia... ma guardate questa capsula qua, che roba. Bevi, Sabri. Grazie, amore, che mi avete ricordato. Anche voi, bevetevi un bicchiere d'acqua. Grazie per avermelo ricordato. Adesso, prossima sveglia tra 20 minuti. Ok, io sono pronta. Vedo che anche Irene ha sonno, quindi facciamo prima far dormire qua. Mamma, mangiati un qualcosa al volo. Fai un pasto veloce. No, 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 c'è la pizza. Iniziato, fermi. Ci siamo. La Sabri sta scoppiando, aspetta. Amore, sto per partorire, vuoi venire? Perché adesso voleva venire a vedere il parto. È il momento, ragazzi. Ci siamo. Allora, andiamo un attimino qua. Vediamo se mi ricordavo giusto. Partorisci. Ma partorisci? Posso farlo? Non vorrei fare... Come si fa per partorire in ospedale? Aspettate. Soffia. No, aspetta, Sofia. Aspetta. Devo ricordarmi. Partorire in ospedale The Sims. Non mi ricordo se devo farlo dalle impostazioni o no. Aspetta. Posso tagliare il cordone ombelicale? Sì, lo okay. Puoi fare. Aspetta, perché l'ho fatto 1000 volte, ma non mi ricordo da dove. Interazione, partorisci in ospedale. Allora, no, mi sa che non è da qua. Vai a prendere una sedia, amore, perché è una roba abbastanza lunghina. Forse da qua? Altre scelte? Sì, trovato, ragazzi. Cos'è successo? Sei pronta? Sono rotte le acque. Sì, è arrivata la notifica. Allora, il nome lo sceglieranno loro. Ti dico solo che il maschio vogliono chiamarlo Pellegrino. Me lo immaginavo. Sei pronto? Sì. Vuoi venire in ospedale con me quindi? Sì, posso? Certo che puoi. Qualora sia possibile. Allora, vedere. Altre scelte, sì. Partorisci in ospedale.
La Sabri sta iniziando. Vuoi seguire all'ospedale? Sì. Andiamo subito. Insieme a Alessio. Okay. Nostra figlia ormai è grande, la possiamo lasciare. Sta Nicole, la lasciamo a casa. A posto. Sta a casa, sì, sì, sì. Sì, nostra figlia è diventata grande, l'ho fatta crescere col compleanno. Ok. Sei emozionato? Certo. Perché Irene l'abbiamo adottata, per quello certo. Non ci assomiglia, speriamo. Potrebbero essere anche due, non si sa. Qua non ci sono le cose. Già uno saremo contenti. Ok, vediamo. Allora, intanto Ale, sì. Tu devi controllare lì i nomi e quello Sara, che più Pellegrino, votano. Martino, Matteo. Prima di tutto vediamo se nasce femmino o maschio. Eccoci. O alieno. Eccoci qua. Allora, amore, così almeno sai che cosa quando succederà. Devi andare a registrarti, la prima cosa da fare, certo. Quindi... fatti registrare al banco della reception. Sono un po' agitato. Devo fare tutto io, non ti preoccupare. Tu almeno vieni a tenermi la mano, per favore. Non so se si può col Covid. Ma infatti sei fuori. Ah, amore, qua non, su The Sims non c'è il Covid. Guarda che sei flirtante. Ah, fai jogging fino. Sì, sì, ci sta. Ok, ci siamo, ragazzi. Poi... vediamo. Ma che maglia mi hai messo, scusa? No, l'ho messa da sola, non l'ho scelta io. Ah, però il cappotto forse ci sta, fa freddo. Sì, sì, fa freddo. Ok, mi sto registrando. Sono agitato anche là, vedi? Devi andare in bagno. Ci credo. Stai caccando addosso. Ok. Adesso allora dovremmo andare, dobbiamo seguire qualche medico. Questa qua dovrebbe essere la sala parto. Ok. Mamma, sembra quello per fare l'attacco. Forse bisogna aspettare che ci chiami il medico. Ok, mi sono registrata. Presentazione, già che ci siamo facciamo... Dai, mi sono già registrata, adesso dovrei aspettare. Sta andando. Sto andando, ragazzi. E ora? Sì, Male, vieni anche tu. Aiuto, sto cercando il bagno, io credo. Sì. Attenzione. Sì, un uomo si vede nel momento del bisogno. Vediamo, dovrebbe Attenzione. Arrivare il medico. Sì, è una... Cosa hai fatto lì dentro? Mi tirano fuori il bambino. Arriva il medico. Vai Ale, vieni qua. No, sei così non ci vengo io in sala parto, è terrificante. È molto peggio in realtà. Aspetta che mi tirano fuori il bambino. Ragazzi, siamo pronti? Ma cosa vuol dire ti tirano fuori il bambino? Su The Sims? La Sabri... Aspetta, no, fermo. La Sabri ha appena preso che il medico è tirocinante. Quindi ha appena iniziato. Aiuto. Aiuto, può succedere qualsiasi cosa. Vai, Ale, dimmi qualcosa di... Wow! Sei volata via. È nato! Sta nascendo! Sì, sta succedendo cose strane. Sta nascendo! È rifinita dentro il dottore. Guardati, amore! Sono agitato. Sei agitatissimo. Vediamo, vediamo. Un attimino. Amore, ma che problemi hai? Sì, succedono cose strane. Devi stare dentro la macchina. Sì, hai ragione. Oddio. Arrivo. Oh, mamma. E beh, che dottore, cosa sta facendo? Di solito il primo parto ci metti 10, 12, 20 ore. È un maschio! È un maschio, ragazzi! Chiamo subito mio papà per dirglielo. È nato, sta bene. Okay, ragazzi, c'è nato un maschio. Come lo chiamiamo? Cognome? Borchett, anche se tu sei fino Sean. Ah. E nome? Beh, nome... Allora, Cledio, vediamo un po' cosa dicono. Maschio. Ragazzi, è maschio. Cristian. Poi potrebbe essercene un altro. Se quando faccio ok, potrebbe essercene un altro, Non lo sappiamo. Se sono gemelli non lo sappiamo, lo scopriamo dopo che mettiamo Leone, il primo nome. Niccolò, Matteo, Karim. Qual è quello che c'è più di tutti? Mi sembra Pellegrino. Anche me. Così. No, dai, ma raga, ma veramente Pellegrino! Emilio, bello. Emilio dai, meglio. No, ma raga, ma guarda quanti Pellegrino. Vi odio. Gvnn. Dai, dobbiamo chiamarlo Pellegrino. Sì, sì, ci sta, un bel nome. Pronto a vedere se c'è un altro? Cambiamo il cognome, Pellegrino Pellegrini. Lo Va chiamerei. Bene. Sì, sì, così, questo è un nome. Sei pronto? Incrocia di te che non sia un'altra, sono in parto. Sono Pellegrina. Uno solo. Fammelo vedere. Ok, aspettate che... Oh, Pellegrino. Fammelo vedere. Adesso faccio prendere in braccio. Ha preso i capelli da me. Sì, esatto. Cambia il pannolino. No. Fai passare il tacco, coccolalo un po'. Un attimo. Guarda, non ho più la pancia. Sei già dimagrito. Ma Ale, ma dove... Come ti sei vestita, oh? Sono da fitness. Oh. Ma dovevi coccolarlo tu? Forse non puoi entrare. Perché io sono scalzo in ospedale poi? Tranquillo, adesso andiamo a casa. Così te lo puoi godere. Io sto scappando via, vedi? Me ne sto andando. Stai andando ancora in bagno. Dove sto andando? Non lo so. In mensa, a mangiare. Sì, mi ci rivedo, cioè sono uguale. Tac, microonde.
Ok, adesso ti faccio fare qualcosa col bambino, ok? Ok. Che ricordati si chiama? Pellegrino Pellegrini. Ok, giusto. Bello. È un successo. Sì, beh, non è proprio così un parto vero. Ferruccio. Ferruccio anche, si poteva chiamare. Allora, il nostro figlio dovrebbe già essere in camera, a logica. Eccolo qua. Quindi c'è possiamo. Sì, perché se erano gemelli dovevano essercene due. Sai che se premo ESC il bambino sparisce? No, finiamolo. Stavo scherzando. È immobile però, eh? Sì, perché sono in pausa. Ah, ok, ok. Allora, Ale, vediamo che genitore sei. Tipo, adesso sta piangendo, cosa devi fare? Beh, calma. Calmo. Non perché magari ha fame. E come faccio a saperlo se ha fame? Devo vederlo lì. No, in realtà non lo so. Non è che nella vita vera hai il quadrato, No, sì. Ma non hai capito quanti siamo? 3130 persone. Parto in diretta, cioè... Ragazzi, ma voi non avete capito? Siamo tantissimi. Amore, ti stai rifiutando di andare da tuo figlio? Sono in cucina, forse. Sto mangiando. Ma che vuoi? Lasciami un attimo. Cos'è quella cosa lì davanti che sto mangiando? Una torta? No, pizza al formaggio. L'ha ordinato nostro figlio e non ha pagato la tipa. Sono 25 dollari, l'ha salutata e se n'è andata. Ci sta, Vabbè, niente, sono io con il camice ancora da ospedale che devo fare io perché il marito se ne frega. Beh, è che potevo allattarlo io comunque. Guarda che gli dai il biberon, adesso lo faccio dare. Aspetta, che cambio il pannolino. Sei capace a cambiare un pannolino di un bambino? Certo. Vediamo. Allora, Ale, aspetta che è nudo. Vabbè, ci sta. Non lo so. Ah no, sto allattando. Stai allattando. Sto allattando, sto allattando. Io non è che potevo farlo questo. Meno male, direi. Meno male. Allora, Irene è in pigiama, giustamente. Bella come qua da sola. Anche il tavolo, grazie. Sì, l'abbiamo educata molto bene. Così si fa. Sì, l'abbiamo educata molto bene. Lascia stare la capsula del sonno che c'è qui, ma va bene così, non ti preoccupare. Ferruccio Pellegrini, dicono che era anche un bel nome, vero? Purtroppo non possiamo cambiarglielo adesso. Sennò Pellegrini Ferruccio. Non io penso vado si a possa farmi un sonnellino nel frattempo. Sei terribile. Attenzione. Vuoi andare un po' da tuo figlio? Senti, mi sto riposando, puoi non disturbarmi. Ero stanco, sono stato sveglio tutta la notte in ospedale. Capisci allora, che sono adesso stanco. Tu ti alzi. Sì. E nutri con il biberon. Sì, ci sto. Ma che belle ciabattine. Ti piace, te l'ho messo io. Grazie. Vediamo quanto sei bravo a nutrire tuo figlio, Non farlo cadere. No, vabbè. Mamma, che papà. Non lo vuole. No, sei tu che non sei capace. No. Vabbè, allora forse vuole soltanto essere cullato. Non ha. Guarda, già bene, già male, partiamo. Posso fargli una faccia buffa? Perché sì, vuoi fargli una faccia buffa? E i bambini piccoli appena nati non vedono, Non vedono delle. Però vedi, sta già. È già verde il bambino. Perché è verde il bambino? Perché devi cambiargli il pannolino? Forse amore. Sta diventando un supereroe. Beh, più verde. Allora adesso cambi il pannolino sporco. Ma gliel'hai appena cambiato. Ho capito, ma se era già caccato addosso, che cosa devi quanto farci? È il tuo figlio. Se il tuo figlio caccato addosso. E la luce secondo. Fu. Non c'è niente di meglio. Ok, si può tranquillamente dire che gradisce i videogiochi. La Sabri gradisce i videogiochi? Beh, sì. Sì. Sabri, fai di nuovo fichi fichi così avete un altro figlio. No, calma, fermi, aspettiamo un attimo. Anche se è bello avere due figli molto vicini, Sta dormendo. Sta dormendo. Sai cosa faccio adesso? Ti faccio dormire e poi ti spedisco al lavoro. Allora, io dove sono? Irene sta dormendo nella capsula del tempo. Vedete tipo qua il Dragon Ball. Dragon Ball. Sì, praticamente questo qua entri e quindi la ti fa velocemente dormire. Ah, avete ragione, raga, ecco perché Irene dorme qui. Dobbiamo sistemare le stanze. Però prima di sistemare le stanze, io voglio andare a vedere. C'era un coghino che correva. Sì, lui è piccolo. Non svegliare il bambino. No! Bimbo! Bimbo! Tra l'altro anche tu vuoi dormire, vedi si sta. Vuoi lavare il cane? Io. Ma no, ma scusami. Cura dell'animale, prendi in braccio, fai un. Stai dormendo adesso. Niente, basta. No, devo lavare il cane, devo lavare il cane. Ha le pulci, non vedi, poverino? Allora, dicevo che voglio vedere Alessio. Quando è che lavora? Amore, tu quando lavori? Quando il mio estro me lo permette. Ah, ma perché tu vai a audizioni? Sono una comparsa non accreditata. Lo so. Per farti capire. Lo so. Però non vedo l'ora che c'hai un'audizione. Vedi? Allora, amore, cosa vuoi fare? Vuoto ballo. 160 dollari fino a 495. Ferramenta, fare musica.
Spot pubblicitario della schiuma salata. Ferramenta, sicuramente. Spot pubblicitario della schiuma ma salata. Ma c'era il paradiso della brugola, io volevo fare quello. Ma io voglio vederti della schiuma. Quando è che devi andare? Perché voglio assolutamente vederti, cioè voglio venire con te all'audizione. No, ragazzi, quando ci sarà l'audizione andiamo a vedere, perché io ho l'espansione per andare al lavoro e quindi guarderemo. Ma dovrebbe farmelo vedere quando è qua. No, sto ripassando il copione nel frattempo. Controllo le audizioni aperte. Sto ancora dormendo? Sì, amore, c'è dei problemi. Metti attenzione. Ok. Ah, giusto, perché l'ho eliminata. Paradiso della brugola. Facciamo sto paradiso della brugola. Questo. Amore, ma dai. Livello manualità 2. Ma no, tu devi fare lo spot per la schiuma. Mi stai tarpando le ali. Sì, è che non riesco a vedere quando è. Non mi fa. Ah, io giusto prima l'ho eliminata. Vabbè, aspettiamo che Ale. Torna a dormire nella capsula. No, nel frattempo, sai cosa possiamo fare? Sì. Possiamo. Io ho l'espansione per la vita per fare le cose fuori. E quindi sono andato potremmo... al lavoro, visto là che usciva una cosa. Ti risulta? No, sei qua. Ah, no. Okay. Col tablet. Si stai facendo cavolo. Stai giocando a Tetris. No, amore. Sto studiando la parte. No, sto stai studiando... giocando a Tetris. Ci facciamo una la scrivono solo fichi, nient'altro. Sì, ma non si può far fichi adesso, ragazzi. Dopo che una donna partorisce non si può. Esatto. Cioè, bisogna aspettare un pochino. Allora, usciamo insieme. Facciamo così. Prendiamo il telefono, amore. Ok. Sì. E mi chiedi un appuntamento. Perché ho buttato l'iPad per terra? Attenzione. Vuoi uscire con la Sabri Cedreto o Knox Greenburg? Knox Greenburg. Ma veramente? Tu devi stare a casa a riposarti. Ma dai, ma ti fai un appuntamento con Knox Greenburg? Ma chi però è, chi è Knox non lo Greenburg? So, però levo i calzini perché inizia a avere caldo. Non devi baciarlo, sennò io mi arrabbio molto. Ma tu devi, sei a casa, stai lavando il cane. Ok, attenzione. Allora, voglio vedere una cosa. Qual è l'espansione per uscire insieme? Me lo sapete dire voi qual è, ragazzi? Oh, questa qua è l'ultima con gli animali. Questa è quella del monte. Dicono che devi questa bere. È cani. No, presto, gli ho detto ogni 20 minuti. Mancano ancora 10. Adesso i Valley è questa qua dove fai il 5 stelle. Strangerville. Poi abbiamo Sulani. Glimmerbrook. Allora, vediamo se riesco a trovare qua. Anzi, no, facciamo così. Dicono che devi bere comunque. Sì, sono ma ho già bevuto. Sicuri. Allora, facciamo così. Salviamo un attimino. Esatto. Perché lo voglio vedere da qua dalle espansioni. Bevo, guardate. Ok. Loro sono la mia Miu. Mia Miu. Allora, andiamo un attimino nel menu principale. Vediamo. Se vuoi puoi andartene adesso, eh. Sì. Grazie per avermelo detto in maniera molto carina. Mi dai 3 caramelle, per favore? No, dico, è assistito al parto. Voglio un attimino vedere qua. Grazie. Allora, facciamo al lavoro dopo. Usciamo insieme. Lo scenario. Perché ci sono cose che io non ho mai fatto. Per esempio, vorrei portare Alessio e il suo amico qua. Vedete che c'è un qualcosa con la discoteca? Gli diamo il benvenuto a Windenburg, dove c'è sempre qualcosa di divertente. Quindi, ah, me l'ha scritto qualcuno nei commenti, grazie. Windenburg. Ok, andiamo a Windenburg allora. Giochiamo, intanto avevo salvato. Immaginate che non ho salvato e non ho più il bimbo. No, no, ce l'ho. Ce l'ho, vedete, il lattante. Iniziamo a giocare con Ale. Andiamo in discoteca. Non sono mai stata con voi. Sto provando delle cose che non ho mai fatto. Intanto prendo un po' di caramelle. Tipo manciate. Allora, play. Ale, avevi già chiamato. Allora, ti faccio richiamare. Tornato indietro di qualche secondo. Chiedi un appuntamento a Knox. Oddio, cosa ho premuto? Io, raga, queste caramelle qua le amo. Sono i ciucci duri che Alessio e Ferro ci mi dicono che sanno di copertone. È vero, ma io adoro le cose che sanno di copertone. Allora, l'audizione è mercoledì. Facciamo in tempo andare anche al lavoro. Abbiamo detto che dobbiamo andare a Windenburg, vero? Era qua? Mi confermate che era Windenburg? Sì. Infatti vedo anche l'iconcina qua sopra.
dovrebbe esserci la discoteca. Voi sapete qual è la discoteca? Questa? Wow, ragazzi, ma io qua non sono quasi mai andata. Lo stemma del Narvalo, locale notturno. Ma che bello. Ma raga, ma quante cose dei Sims ci sono che io non ho mai fatto, ragazzi. Sì, si apre quella, ok. Ah, discoteca, eccola qua. Discoteca Pan Europa. Potremmo andare lì. Oppure in piscina. No, voglio fare la discoteca. Questa live, raga, sarà solo di The Sims. Quindi non giocherò altro. È una live dedicata a The Sims. Viaggia. Allora, adesso dovete scegliere voi le azioni da fare. Magari evitiamo di far baciare Alessio con questo tipo che ci ha appena dato un figlio. Però io farò fare quello che vorrete voi. Crei un gatto? Sì, dopo potremmo anche creare un gatto, visto che ho l'espansione cani gatti. Eccoci qua. No, raga, devo flirtare. Ma tanto che bella. Sì, noi ci andiamo alle 7 di mattina, che probabilmente è chiusa. Però vabbè. Allora, vai qui insieme, sfoggia movenze. Non c'è il DJ, ragazzi. Assumi personale. Assumi DJ Grido 250 o un DJ professionista. Ok, sta arrivando la gente, ragazzi. Abbiamo l'emissione. Tra quanto partorisci? Ho già partorito, adesso andiamo dal bambino. Sta arrivando il servizio. Ottimo, sta arrivando anche la gente. Ale, entra. Dobbiamo iniziare, quindi vai qui. Obiettivo principale: socializza col sim accompagnatore. Ma è questo? Dobbiamo flirtare, ma veramente? Romantico. Chiedi se è single. Ma questo mi tira un pugno. Intanto sono già andata in bagno. No, ma raga, ma aspettate, Nox chi è? Dovrebbe essere lui. Dominic. A me interessa Yusuke, no Nox. È questo? Sì. Ehi, vai qui. Ok, sto andando. Ma è possibile che devo flirtare con un uomo? Ho partorito 2 minuti fa e mio marito deve flirtare con un uomo? Vabbè, ci sta. Vai. Poi siediti e parla col sim accompagnatore. Intanto facciamogli un complimento sincero. Perfetto. 3 volte devo flirtare. E dove mi siedo? Là sopra. Vabbè, intanto ballo un po' con lui. Vediamo. Condividi consigli unitari. Discuti strategie. Altre scelte. Riproviamo col romantico. Flirta. Alessio ha appena appreso che Knox è single. Ok, quindi 1 di 3. Ah, voi non riuscite a vederlo. L'emissione, vabbè, ve le dico io. Irene è andata a scuola. Bisogna sempre socializzare. Quindi a manetta parla complimento sincero. Dobbiamo dirgli di andare a sedersi. Raga, ho appena bevuto. Non scrivetemi bevi ogni secondo. Però tra mezz'ora me lo ripetete. Oh, siamo già a 6 di 10. Dobbiamo flirtare ancora un po'. Romantico. Confessa l'attrazione. No, complimentiamoci per l'aspetto. Non potevo flirtare con qualcuno. Ma amore, non devi flirtare con nessuno. Che bello. Ma lui non è il mio uomo. No, raga. Ma lui non è il tipo che mi fa le pulizie. No, ma raga, ho trovato in discoteca il tipo che mi fa le pulizie. Ma non ci credo. Mi manca l'ultimo flirt. Ma va che siete proprio schifosi. Bacio, 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 bacio. No, non siamo ancora sposati. Ma guardate. Mi sa che io gli piaccio, no. Li fa. Allora, sono combattuto tra il mio uomo delle pulizie e Nox. Giustamente questo deve sfoggiare. Quindi si mette a fare riflessione. Chi non si mette. Flirta con... Oh, siamo riusciti a fare questa missione. Flirta con il sim accompagnatore mentre sei flirtante. No, ma raga, ma imbarazzante. Imbarazzante. Quindi devo diventare flirtante. Confessa l'attrazione. Facciamo una cosa intelligente. Vai qui insieme intanto. Apparecchia la tavola. No. Coperto da festa. No, dai. Qua
Siediti e chiacchiera qui. Ho sbagliato, devo fare siediti insieme qui. Ok. Sabri, quanti sposi The Sims? Avete ragione, dobbiamo fare anche il matrimonio. Adesso c'ho il bimbo troppo piccolo. Pellegrino, grazie per avermi fatto chiamare mio figlio Pellegrino. E poi sistemerò. Perché mi dite ho i capelli bianchi? Siete rimasti indietro nella live, mi sa. Ok, adesso non sono ancora flirtante, devo diventare flirtante. Quindi no, raga, recupera in extremis. Ah, l'ho fatto arrabbiare? Intanto sentite questo pru-pum-pum, è perché sto facendo missioni su missioni. Racconta barzelletta a Sim accompagnatore. Ok, quindi altre scelte sarà buffo. Buffo, racconta una barzelletta sulle scimmie. Facciamo manetta, una barzelletta, un flirt. Perché finché non divento flirtante non posso fare la prossima missione. Mi sa che mi tocca limonare. Raga, mi tocca limonare un tipo per fare le missioni. Quando torno a casa, ragazzi, se mi arrabbio. Se mi arrabbio. Ho fatto un routine. Ok, due barzellette l'ho fatto, me ne manca una. Quindi altre scelte. Buffo, barzelletta rivoltante. Lo show è in città. Bellissimo. Mi manca che devo diventare flirtante e flirtare con lui. Fai conversazioni profonde. Ecco, questo non l'ho mai capito, ragazzi. Ma cos'è conversazioni profonde? Come gliele do? Ma che siete proprio schifosi che mettete tutti limona, limona, limona. Conversazioni profonde. Altre scelte. Romantico. Pongo la domanda spinta. Vai. Poni questa domanda spinta. Forza, forza. E devo andare a manetta col romanticismo finché non... finché non me lo limono probabilmente. Confesso l'attrazione. Poi altre scelte. Sempre romantico. Scambio i numeri di telefono. Avrei detto di tutto della mia vita tranne che andare a limonare un tipo in discoteca il giorno dopo che mi è nato un figlio. Però evidentemente è andata male, ragazzi. Avete visto? Meno. Dobbiamo recuperare. Coinquilino. Chiede di essere nuovo sin coinquilino. Ma col cavolo. Recuperiamo in extremis. Dai, devo farla. Ho pochissimo tempo. Entusiasmati per i nuovi album. Dai, raga, ce la posso fare. Deve diventare rosa questo qua. Vedete che ora è blu perché sono fiducioso. Devo farlo diventare rosa. Dai, che mi manca poco. Mi manca poco. Altre scelte. Dai, che ce la facciamo. Dai, ecco, gli do un regalo romantico. Posso dargli la cacca di animale piccola, un cumulo di abiti sporchi, una parte per aggiornamento comune, una parte robotica o degli auricolari. Gli regalo gli auricolari. Non è che posso dargli la cacca. Anche, ok. Niente, sta andando male. Non ce la faccio. Proviamo col regalo romantico. Sto provando, raga. Ok, dimmi che va bene questa. No, non ce la faccio, raga. Non ce l'ho, bacia. Vedete che non ce l'ho? Sta andando malissimo. Condivido consigli e ci riprovo per una volta. Allora, lui mi ha dato una rosa. Lui mi ha dato una rosa e io gli ho fatto bu. No, bu. Stando male. Oh, guardate cosa c'era. Sfoggia i muscoli. Ale, proviamo. Il mio cuore sussulta quando sei accanto a me. Ti amo sempre di più ogni giorno che passa. Ma Nox mi ama. Nox mi ama. Ma perché mi ha dato una rosa dicendo che mi ama? Ok, raga, ce la posso fare. Chiedi se è un tritone. Ma The Sims si sta drogando. Altre scelte. Romantico. Battuta di abbordaggio audace. Visto che sono fiduciosa, mi ha detto che mi ama. Ora faccio una bella battuta di abbordaggio. Sta finendo il tempo. Ho tipo un minuto, 30 secondi. Vai, Ale. Ora ce la fai. Altre scelte. Romantico. Veloce. Tenta il bacio sotto il vischio. Vado, raga. Lo sto tentando. Cosa mi tocca fare? Non è vero? Non è vero! Non è vero! Mio fidanzato ha appena avuto un figlio da me. Si sta baciando un tipo!
che schifo, no, Ale, sono triste. No, sei un marito schifosissimo. Cioè, mi piace questa roba che un uomo bacia un uomo, una donna bacia una donna. Sapete, tipo, io quando faccio anche Roblox sono fidanzata con una ragazza perché mi piace far vedere questo messaggio. Ma hai appena avuto un figlio da me, amore. Sei un marito schifosissimo. E vabbè, niente, adesso piacciono anche gli uomini. Premio guadagnato, bel appuntamento, ci sono dei fiori nell'inventario. Va bene, va bene. E possiamo tornare un attimino a casa. Devi dire a me che cosa è successo. Che sei... È inutile che ridete, io la vedo la chat, state ridendo come dei pazzi. Cioè, ma vi rendete conto? Poi metto la casa online, così se voi prendete il gioco, potete avere la mia casa, cioè potete giocare nella mia casa però con la vostra famiglia. Me lo ricordate che alla fine quando spengo, cioè vado a mettere subito la casa online, così la potrete trovare subito. Niente, io sotto la pioggia, triste come non mai, ho appena limonato qualcuno. E niente, vabbè. Guardiamo qua. Stile di vita diffuso. Sono proprio felice di questa cosa. Però sono anche... Che fastidio, perché sono una testa calda. Vabbè. Vediamo se ha il coraggio di dirgli qualcosa quando torna. Mi saluti in live. Ciao amore, che stai scrivendo? Non posso salutarvi per nome perché siete 1000, 2000, non lo so, quasi 2000. Però comunque sappiate che io vi saluto. Se potessi vi saluterei tutti. Allora, mercoledì alle 9. Tra poco, quindi è martedì alle 13, quindi tra meno di un giorno, Alessio va a fare un'audizione e io vorrei andare con lui. Andiamo insieme. Aspettate che c'è un cavo qui. Così vi faccio vedere anche l'espansione del lavoro. Per me è bellissimo. E potremmo scegliere una carriera anche per me. È a casa, amore? Dai, veloce. Veloce. Anche perché ci metto un po', perché siamo proprio in un altro capitolo di gioco, in un'altra espansione. Dai, Ale, andiamo avanti. Ok. I bebè hanno un bisogno di un apposito letto. Va bene, adesso facciamo arrivare mercoledì perché voglio fare l'audizione. E poi sistemiamo la casa. Se avete voglia, anche se ci mettiamo ancora un'ora, sapete che a me piace stare live, parlare con voi, giocare con voi. Quindi ci sta, stiamo un po' insieme. Allora. Manderei avanti fino a mercoledì alle 9, velocemente. Agatha Crumple Bottom. No, ma chi sei Agatha Crumple Bottom? Saremo lieti di venirci di nuovo a trovarci. È qualcuno alla discoteca? Irene è tornata a casa da scuola, ottimo. Qualcuno sta badando a nostro piccolo? Ma dove cavolo è, in giardino? Ah no, che ansia. È qua nella culla. Bravo, bravo, pellegrino. Per me dopo un po' a furia di dirlo mi piace. Ma è riuscito ad andare a letto tramite la culla? Non pensavo. Pensavo che ci fosse la culla, fosse come un ostacolo, diciamo. Invece è riuscito, ottimo. Crei Salem, dopo creiamo un gatto. Allora ricordiamoci che voglio mandare Alessio al lavoro, quindi farvi vedere l'espansione del lavoro. Creare un gatto, così almeno vedete anche l'espansione di cani e gatti, perché sono tutti pacchetti piccoli che costano pochi euro l'uno, che voi potete scegliere, cioè non c'è bisogno che li comprate tutti insieme, potete anche prenderle uno alla volta, uno al mese, una settimana. Poi vabbè, io sono esagerata, li compro tutti. Però voi potete prendere quello che volete. Vi ricordo che qui sotto, se andate in descrizione, nei commenti, c'è Steam. Adesso ve lo metto, appena finisce il live ve lo metto. Comunque è Steam, la piattaforma dove si possono comprare i giochi. Quanto manca? Siamo a sera. Siamo a sera. Oh, che schifo, ecco perché piange. Un attimino che ti cambio... Che è sto rumore? Sono ispirata. Ispirata perché ha un aspetto solare. Cambi tuo figlio? Cambia il pannolino sporco. Perché non vorrei mai. Su questo gioco, se non ti prendi cura dei figli, te li porta via l'assistente sociale, giuro. E quindi sai, non vorrei mai che arrivasse l'assistente sociale. E quindi evitiamo. 21, manca pochissimo, amore. Hai la tua audizione, eh? Hai la tua audizione, mi raccomando, devi diventare l'uomo della pubblicità della schiuma salata. Ma che cosa vuol dire? Ma che cos'è la schiuma salata? Tra l'altro vorrei anche utilizzare lo stendino, quindi magari facciamo i panni e dopo faccio vedere, perché ho anche l'espansione per stendere. Cosa pensate? Ce le ho tutte.
Mi piace un sacco fare la lavatrice su The Sims, non nella vita vera. Su The Sims mi piace molto di più. È notte, ci siamo, ci siamo. Io sono molto energico, fantastico. Così almeno domani mattina non avrai più energie. C'è ancora il tablet per terra, eh? Tra poco qualcuno lo schiaccia. Vediamo un po' che cosa mi dite. Manda Ale al lavoro. Crea Salem oppure altri gatti. Sì, voglio fare tutte e due. Sia andare al lavoro, mandarci insieme io e vedere che cosa fa, sia creare i gatti. Sabri, cosa cambia tra i vari pacchetti? Dopo, se volete, vi faccio un remind dei cappetti, dei pacchetti, perché vi dice proprio che cosa c'è nelle espansioni. Il bimbo piange, lo so, ma voglio andare a lavoro con Alessio, è notte. Ale, dormi, domani devi diventare il capo della schiuma salata. Ma cosa cavolo è? Ma gli autori di The Sims devono, per me, essere un po' ubriachi quando creano certe cose. Bravo, bravo amore, fai le flessioni che tra poco, almeno deve essere bello carico per la sua audizione. Sono le 5 di mattina, tra poco Alessio si dovrebbe preparare. Allora, sta parlando con Irene, ha fatto qualcosa al figlio. 1-4-3 anche a voi ragazzi, 1-4-3 a tutti. 1-4-3 ad ognuno di voi. Cioè, mai succederebbe nella vita che Alessio... cioè, mentre io ero in bagno... Alessio ha fatto la pipì. Mai, non succederebbe mai, perché guai, lui si chiude dentro e non entra se sono io. Non si farebbe mai vedere a fare la pipì, mai. Allora, deve andare anche lui a lavarsi, giustamente. Irene entra un'ora, va a scuola... Sono le 7:20. Io più o meno prendevo il pullman alle 7:20. Voi a che ora lo prendete il pullman per andare a scuola? Più o meno sempre a quell'ora, perché la scuola, se non sbaglio, inizia alle 8, magari qualcuno 8:05. L'audizione di Alessio inizierà fra un'ora. Ottimo. Ci siamo quasi, ragazzi, guardate. 53, 54, 55. Dovrebbe arrivarci la notifica se vogliamo andare con lui al lavoro, e stavolta ci andiamo, visto che l'altra volta non ci siamo andati. Speriamo che questa qua ci faccia andare al lavoro con lui. Bravo, così sei sonno, non hai dormito. Sei un pollastro. Sei un grande pollo. Forza. Allora, adesso è andato. Ah no, c'è una lezione di educazione fisica di Irene. Continua a correre. Non mi fa andare al lavoro con Ale. Lascia in anticipo. A questo... Uffa, a questo qua non potevamo andarci. A questa audizione non potevamo andarci. Io voglio andare al lavoro con Ale. Prendi qualche altra audizione. Allora, facciamo così. Scegliamo una bella carriera per Sabri. Inizia la carriera. E una carriera che si può andare al lavoro, così almeno facciamo qualcosa di bello. Perché avevo fatto vedere sia su Instagram che qui su YouTube lo scienziato. Allora, attrice. No, raga, questo che cos'è? Ma è nuovo! Forse con mini case l'ho preso? Wow! Allora, posso scegliere. Scegliamo uno di questi qua con la valigetta, perché vuol dire che posso andare lì. Invece questi altri qua non posso. Attrice, ma lo fa già Alessio. Decoratrice di interni. Detective. Bello. Medico. Bello. Scienziata. Bello, ma ve l'ho già fatto vedere. Quindi magari scegliete uno che non avete mai visto. Tipo decoratrice di interni, oppure detective, oppure medico. Che dite? Vi lascio qualche secondo perché almeno vedo. Allora, mi piacerebbero tutte e tre. In realtà medico magari vi ho già fatto vedere il parto, quindi più o meno penso che sia così, ma sarà molto molto più lungo, più bello. E quindi sceglierei tra decoratrice o detective. Detective, decorazioni, decorazioni, detective, detective, scheletro, qualcuno è dietro con la live. Detective, detective, medico, decorazioni, detective. Proviamo il detective. Allora, lavoro dal lunedì al venerdì. Decoratrice di interni invece lavoro. Ah, non me lo dice. Allora facciamo detective, che me lo dice. Stiamo assumendo una cadetta. Vediamo tra quanto lavoro. Vacanze disponibili, perché giustamente, come in ogni lavoro, sono anche delle vacanze, accumulo delle ferie. Seleziona una carriera. Ma l'ho appena scelta. Ah, forse l'avevo premuto due volte. Ok. Oggi è mercoledì, tra le 8 e le 17 dovrei essere al lavoro in realtà.
Però sono meglio dentro un passaggio. Vabbè, facciamo finta di niente, ma andiamo avanti. Vediamo se domani vado al lavoro alle 8. Sabri, hai visto Sanremo? Ti piace qualche canzone? Sì, l'ho visto perché Alessio impazzisce per Sanremo e perché stiamo già lavorando alle parodie. Non so se avete visto il video dell'anno scorso, per me è uno dei preferiti, cioè proprio di quelli più belli che abbiamo mai fatto. Lo trovate sul canale Nuts. E stiamo già lavorando a quello nuovo, bellissimo. Ho i capelli bianchi, è vero, perché sono vestita estiva. Ma no, vabbè, chi se ne frega, dopo mi si cambia, perché ero in costume. Basta che vado qua e mi cambio. Sabri, cambiati, quindi date una sistemata, boh, magari si cambia da solo. Forza che voglio andare al lavoro. Ma quindi posso interrogare i condannati? Non lo so, ma sono molto entusiasta di questa cosa. Bravo Ale, che si prende cura del bimbo. Mi spieghi? Ah, giustamente, perché anche lui era in piscina e quindi anche lui c'ha il costume da bagno, giustamente. Sabri mangia popcorn. Ma mi spiegate perché io mangio popcorn a manetta quando c'ho un frigorifero, un forno a microonde, il forno normale, la macchina da cucinare o qualsiasi cosa, perché mangio solo popcorn? È una cosa che non riesco a spiegarmi. Però va bene. Fai diventare Irene ancora più grande. No dai, l'ho appena fatto diventare grande. Io aspetterei. Se la mia idola ti saluti, ciao amore. Io aspetterei un pochino. Voglio andare al lavoro. Incarichi per la promozione. Partecipa attivamente al giorno lavorativo. Quando è ora che un detective vada al lavoro, verrà presentata l'opzione per partecipare. No, Gogo sta fuggendo. No, Gogo, non gli ho dato abbastanza attenzioni. No, raga, mi metto a piangere. Gogo è scappato. È scappato Gogo. Non so neanche dove sia. Gogo, piccolo. Ale, che ti sta chiamando? Magari qualcuno. Ho il ballo nel sangue. Ma dai, ma chi se ne frega? Ma ti è scappato il cane? Tu pensi a ballare? Raga, è scappato Gogo. Allora, la prima cosa da fare è mettere dei manifesti. Osserva. No, prendiamo il computer. Scrivi, gioca una partita. Se altre scelte, scrivi. Unità familiare, va in vacanza, pubblica l'annuncio. Devo cercare la roba che mi è scappato il cane e di farmi aiutare. Social network, no. Altre scelte, no. Gioca una partita segreta, università, carriera. Non è qua. Adotta, compra un ristorante, compra una clinica veterinaria. Ah, aiuto ragazzi, non trovo... Altre scelte. Eccolo qua. Pubblica un avviso sull'animale scomparso. Povero. Pubblica l'avviso di Gogo. Sì, è nato. Certo che è nato nostro figlio. Adesso ve lo faccio vedere per chi se lo fosse perso. Eccolo qua, il nostro pellegrino. Ciao pellegrino. Sì, si chiama pellegrino, non fate domande. Pellegrino. Qualcuno di voi ha il babbo che si chiama pellegrino? Farebbe un sacco ridere. Un sacco. Ok, ho pubblicato perché purtroppo il mio cane è scappato. Dicevo, stavo guardando qua, che mi diceva partecipa attivamente al giorno lavorativo. Quando è un'ora che detective va al lavoro, presenta l'opzione per partecipare. Dovrebbe funzionare quello che abbiamo messo per Coco, dovrebbe farlo tornare. Non so se tutti i giorni posso partecipare al lavoro. Adesso lo scopriamo strada facendo. Tanto non stacco finché non riesco a fare. A creare un gatto, andare al lavoro e fare altre cose, io non stacco da qua. Ve lo dico proprio chiaro e tondo. Sono flirtante, ma non è il momento di fare fichi fichi. Non è il momento. No, anche se premo quel fischietto non succede niente. Perché mi dice che è scappato. Ho comunque pubblicato l'annuncio, quindi dovrebbe tornare. Ti amo troppo, Sabri. Anche io vi amo tantissimo. Ma guardate che papà dolce. Che papà dolce. Il bimbo mi sembra che non si possa cambiare a livello di vestiti. Cioè non puoi proprio modificarlo. Finché non diventa un minimo più grande, che però è una roba proprio velocissima, poi gli puoi cambiare i vestiti. 22, 23. La mia giornata lavorativa inizia alle 8. Irene andrà all'asilo. Il pupo andrà... No, Irene andrà alla scuola elementare.
Il pupo va all'asilo nido. Qua ci sono un... Voglio fare anche la lavatrice. Aspettate, Ale, fai la lavatrice. Fai il bucato. Aggiungi la lavatrice. Voglio far vedere che bella questa cosa che puoi fare il lavaggio. Bello, 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 bello. Quanto sei bravo, amore mio, San Bocconcino, la 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 la. Ottimo. Io ho fatto qua una piccola lavanderia. Metto un po' i muri così, li vedete? Ecco, vedete, questa qua è una piccola lavanderia. Ma amore, ma dove lo fai il bucato? Ah, forse sta andando a prendere altri panni sporchi. Fino a dove vai a prendere i panni sporchi, amore? Ah, giustamente, perché lui si è fatto l'idromassaggio e non è che poteva togliersi i vestiti in bagno, ma stiamo scherzando. Doveva levarseli e buttarseli per terra di fianco all'idromassaggio. Però, vabbè, adesso sta sistemando, quindi va anche bene così. Questo è il mio amore. La, 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 la. Guarda come è ispirato. Perfetto, allora lava. Qua pulisci la vaschetta della lanugine. Perché rappresenta un rischio di incendio, allora puliscila. Perché io ho una lavatrice e un'asciugatrice. Questa è la lavatrice. Però oggi non voglio mettere i panni nell'asciugatrice. Ma allora lava il bucato. Giustamente, non è che posso metterlo e non lavare il bucato. Cioè, è proprio tutto vero. Sapete perché poi è bello? Perché almeno imparate le cose nella vita. Quando magari, se siete piccoli e andrete a convivere, potete allenarvi qui. Potete allenarvi. Il letto, sì, avete ragione. Sto aspettando di vedere la giornata lavorativa. E poi sistemiamo anche la stanza, magari facciamo un secondo livello. Stiamo già facendo la live di un'ora e mezza, che a me piace troppo giocare, incredibile, mi piace troppo sto gioco, andrei avanti fino a stasera. Ok, intanto dormo, perfetto. È l'una del mattino, adesso adesso ti svegli, quando ha finito, controlliamo che la lavatrice abbia fatto. Sta facendo il lavaggio centrifugo, guardate come si muove. Cioè, ma vi rendete conto quanto è realistico questo gioco? Wow. Wow, dove compri le espansioni? Direttamente da The Sims le compro, cioè io premo il kit e mi va a comprarle, comunque potete prenderle da Steam. Dopo ricordiamoci, prima di chiudere, che vi faccio vedere ancora una volta tutte le espansioni belle. Voi quali espansioni avete? Io ce l'ho tutte. Tutte, 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 tutte. No, mi manca qualche no kit, cos'era l'altro? Qualcuno di qualche pacchetto piccolino? Resto tutto. Ma cavolo, ma quanto ci mette sta lavatrice? Guarda il bucato. Adesso sveglio Alessio e lo faccio andare a guardare il bucato. Salem è bellissimo quando va la lavatrice, che inizia a fare così perché cerca di prendere i panni, gli piace troppo. Vai amore, guarda. Gogo è tornato? Amore mio! Gogo è tornato, piccolo! Con le pulciotte. Adesso la mamma ti prende e ti fa un bel bagno. Abbraccialo che è tornato. Bravo amore, sono serviti gli annunci. Bravissimo. Ok, la lavatrice forse è finita, quindi prendi e sposta il bucato. Vediamo per stenderlo come devo fare, se devo farlo ora. No. Ok, proviamo a fare così. Prendi e sposta il bucato. Aggiungi l'asciugatrice, appendi al filo stendibiancheria. Perché giustamente se volevo l'asciugatrice me la metteva qui, ma io ho fatto appendi al filo. Vediamo se da solo esce, se è intelligente. Triste perché il cane è mancato. Ma non vedi che adesso c'è Ale? Ale è qui. È qui, bimbo, è tornato. Potresti accarezzarlo. Guarda com'è triste, non se ne è neanche accorto. Che bravo. Che bravo. Ale è veramente bravo così. Fa veramente sempre il bucato, ve lo giuro, sempre. Potevamo fargli una piccola centrifuga, visto che sta facendo tutto sgocciolando, però. Vedi che è tornato? Oh sì, adesso diventerà felice sicuramente. È tornato! È tornato bimbo! È tornato con le pulciotte, quindi altre scelte. Energico, cura dell'animale, fai un bagno a Goggo. Tra 5 ore io vado al lavoro, nella speranza che oggi mi porti con lui a fare la detective. Wow, la detective, bellissima. Goggo, sì, Goggo vuole fare un bagnetto. Dai, prendilo e fai il bagnetto. Dai, su. Bravo, io mi sono svegliata. Vediamo Alessio che fa il bagno al cane, giustamente nella vasca, ci sta, così non avrà più le pulci. La mamma intanto fai così, il bimbo dorme? No, nutrilo, allatta, visto che io posso allattare, guardate che tette che ho.
stavo rotando di quel latte che la mucca Carolina mi fa un baffo. E sono le 4 di mattina, tra 5 ore lavoro. Ci siamo. Io ho appena comprato The Sims, devo ancora attrezzarmi con le espansioni. E approfitto adesso che è la settimana del Capodanno cinese che sono in offerta. Prendi quelle che più ti piacciono. Dove hai comprato The Sims? Lo potete comprare su Steam, sulla piattaforma per i giochi del computer. Steam, si chiama Steam. Ci siamo quasi, 6 del mattino. Mi preparo. Ti prego, portami al lavoro, portami al lavoro, portami al lavoro. Voglio andare a lavorare. Voglio andare a lavorare. Sì, ma intendo che voglio venire con te a vedere che cosa si fa. Non ho mai fatto la carriera da detective. Mi sono persa prima Alessio che andava a fare l'audizione. Uffa. Volevo andarci. Alle 8 lavoro. Tra pochissimo. Vediamo se mi porta al lavoro con lei. Mi porta al lavoro con lei. Pa 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 pa. Sabri, ma se prendo il gioco devo pagare per avere tutto per fare le case? No, no, nel gioco ci sono già un sacco di cose base. Perché non sto andando a lavorare? No, forse perché ho il bambino piccolo. No, dai! E dicevo, no, vuoi comprare il gioco e poi l'espansione te le compri poi. Hai tutto base, magari non hai, non so, alcuni vestiti, alcuni oggetti, ma di base le case le puoi fare tranquillamente. No, raga, giustamente io non posso andare al lavoro perché sono in maternità. Vai al lavoro, vediamo se così ci va. Sì. Sì, ma voglio andarci anch'io. Ti prego, fammi venire con te. Fammi venire con te. Voglio venire anch'io a vedere che cosa fai. Non mi fa vedere. Uffa. Perché? Io volevo andare. Allora, rendimento lavorativo. I modi perfetti per migliorare il rendimento lavorativo sono: andare a lavoro con un'emozione positiva, non la sapevo. Completare l'incarico del giorno, mantenere un livello della relazione alto con i colleghi. Mi piacerebbe vederlo, ma... Non me lo fa fare. Sono molto triste. Ma non puoi andare sempre, ci sta. Ci sta. Alessio, tu le audizioni come sei messo? Controlliamo le audizioni aperte. Tanto fai schifo. Cioè, non ti hanno preso manco per lo spot per la schiuma. Fare musica. Abilità consigliata livello 2 di chitarra. Avete visto come funziona questa roba? Perché per prendermi l'audizione io devo arrivare almeno a livello 2 di chitarra. Quindi, ma tu con chi stai parlando al telefono? Ma muoviti, ma vai ad allenarti con la chitarra. Quindi non te l'ho messa. Errore grave, sì che c'è. Osserva. Giustamente perché devo mettergli l'altra. Quindi andiamo nella nota di costruzione e mettiamogli una chitarra ad Ale. Quindi dove cavolo c'è la musica? Questo è un violino. Se io cerco chitarra, eccole qua. Chitarra acustica, chitarra macabra, chitarra blues. Io gli metterei una chitarra acustica. La riusciamo a girare e la mettiamo qua. Prendi un cucciola pellegrino. Sì, dopo facciamo un gattone che scegliete voi chi. Intanto però Ale venerdì c'ha l'audizione e quindi io devo fargli arrivare a livello 2 di musica. Esercitati, assumi un chitarrista. No, tu devi esercitarti. Intanto bevo, grazie per il ricordo ogni volta. Tra l'altro la borraccia del zucchino d'oro, guardate che bella, goccia dopo goccia. Me l'hanno regalata l'anno che sono andata a scegliere le canzoni dello zecchino. Bellissimo. È stato bellissimo. Bellissimo. Forza. Forza. Go, go, go. Ma in tutto questo mio figlio è rimasto... Brava Irene, è proprio una mammina che si prende cura. Dobbiamo raggiungere il livello 2 con la chitarra. Ovviamente saremo a zero perché non abbiamo neanche imparato a suonare. Suonavo il pianoforte ogni tanto, ma non l'avevo neanche posizionata giù. Fatti vedere, Ale, girati da questa parte a suonare. Allora, intanto al lavoro mi dice: socializza con i colleghi, lavora sodo, prendi la comoda. Devo socializzare con i colleghi. Ok, perfetto.
guardando qua se mi dà qualcosa di particolare. Sono ispirata. Ma raga, ne ho da fare al lavoro. Dalle 8 alle 17, ma devo lasciare il lavoro in anticipo. Non posso stare così tanto lontano da mio figlio appena nato, mio bellino. Scusami. Poi vediamo un po' che cosa mi state dicendo nei commenti. Sabri, si può giocare a The Sims sul tablet? No, mi sa che sul tablet c'è una versione diversa, non è questa qua, è una versione che è molto più semplificata. Questa cosa si può giocare sul computer, sulla PlayStation e sull'Xbox. E non so se è su altre piattaforme, però sulla Play sono sicura perché ci ho giocato anch'io. Aggiusta la casa. Adesso la aggiustiamo. Faccio arrivare lui a livello 2. Amore. Da. E dai, impegnati. Neanche il livello 1 ha raggiunto. Ah, ok. Raggiunto il livello 2 di chitarra. Ora Alessio può strimpellare per divertimento. Ok, almeno quando sarà... cioè, almeno quando farà il provino magari sarà bravissimo. Spero. Dobbiamo sistemare la casa. Anzi, facciamo così. Prima di tutto salviamo. Vogliamo prima creare il gatto, così faccio vedere l'espansione cani gatti, o sistemare la casa, arredare, dobbiamo cambiare il divano, fare questa cosa qua? Ditemi voi. Nel frattempo che mi scrivete, io controllo un po', qua c'è proprio tutto da sistemare, proprio tutto base. Perché questa è la nostra casa vera, cioè quello che state vedendo è la nostra casa vera che stiamo sistemando. Fai Salem. Ok, allora andiamo al menu principale, salviamo ed esci, così almeno non perdo tutte le cose che ho fatto. Sta cercando una nuova stampa, prova il microscopio, l'osservatorio per ottenere stampe splendide. Quindi, carica una partita, eccolo qua. Per creare un nuovo personaggio si fa così. Nel frattempo nei commenti prendiamo la famiglia che vogliamo fare, premiamo qua sui tre puntini, matitone, quindi gestiamo l'unità familiare, modifica, aggiunge, crea un sim. Che gatto vogliamo fare? Adesso ne facciamo uno solo. Quindi vedete, questa qua è mia figlia, questo è Gog, questo è Alessio, questa sono io. Premiamo qui, possiamo giocare con la genetica, quindi magari se vogliamo fare un figlio già pronto gioca con la nostra genetica. Oppure importarlo dalla galleria. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io metto quello che farò poi, la mia famiglia online, la mia casa online, voi potete importarlo e giocare con la mia famiglia. Poi aggiungi un sim occulto. Occulto sono... ci sono gli alieni. Oddio, cos'è sta roba? Travestimento. Ah, ok. Praticamente è un alieno che però si traveste così. Aiuto. No, eliminiamolo. Non voglio farlo. Altrimenti possiamo aggiungere la sirena, perché ho anche la cosa che fa le sirene, come potete vedere. Wow, ma che bel sirenetto. E qui collega la forma sirenica con del sim. Ok, ma non ci interessa. Ho capito. Intanto sto vedendo i gatti. Mirta, 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 Salem. Cavolo, ma Mirta è la più difficile da fare. Non possiamo far Salem che è più facile. Qui è un nuovo sim, qui è un animale. Possiamo fare sia gatto che cane, che crea un incrocio di razze. Non ho mai fatto io questa roba. Cosa vuol dire crea un incrocio di razze? Oddio, che bello! Io posso creare tipo Gog quando avrò più animale, scegliere il genitore e giocare con la genetica. Ok, però non ci interessa questo, perché vogliamo fare un gatto. Mirta, Mirta, leone, 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 Mirta, sale, Mirta, sale, Mirta, mia, niente, voi volete Mirta. Ok, quindi aggiungiamo un animale, quindi aggiungi un gatto. Vediamo se arriva. Mirta, ho bisogno di te. Lei è un po' lenta, Mirta, potresti venire qua? Mirta. La vedo, lei mi ascolta molto. Brava. Brava piccola, vieni. Mi ha ascoltato, è arrivata. Vieni piccola. Vieni amore. Chiudo la porticina. No Salem, hanno scelto Mirta. Spostati. No Buzz, è stata scelta Mirta.
Buzz, Salem, spostatevi. Ciao. Sì, però non adesso. Non adesso e non mettermi le unghie. Ciao Mirta, allora sei stata scelta tu. Piccolina, devo guardarti. Io ho un regalo per voi. Scusate, ma oggi gli avevo preso un regalo. Perché Leone non li può mangiare, i bastoncini. Non premetemi. Aia, non premetemi le cose. Dai, mandatevi il bastoncino giù. Tieni Mirta, questo è il tuo. Questo è il tuo. Il tuo bastoncino. Tieni, sale. E poi questo, il secondo di Mirta. Due a Mirta. Perché? Dov'è il mio giustino? Perché lei se lo merita. Perché è la protagonista di The Sims. È Mirta, però così io non riesco a giocare. Se ti sei seduta proprio sul mouse e sulla tastiera. Mm-mm. Hai un pochino più in qua, Mirta. Brava, bimba. Vai qua, guarda che te ne ho messo un altro. Spostati un pochino. Perfetto. Così almeno. Questo qua è il culetto di Mirta. Allora, Mirta di base è una tricolore. Ci assomiglia un po' a quel gatto giapponese. Tipo un po' così. Ok. Beh, già così ci siamo, Però, Mirta è uguale, solo che lei in faccia l'arancione è da sopra. Lei qua, perché la possiamo anche colorare il gatto, ce lo facciamo praticamente come Mirta. Dipingi, modalità dipingi. Ci serve questo bianco qui. Vediamo, non riempie di colore, no. Ho sbagliato? Ok, non era questo. Gomma, contagocce, perfetto. Pittura a specchio, non mi serve. Praticamente vedete, questo qua lei non è arancio. Vedete che bello, lo sto pitturando io. Lei non ha la macchietta qua nera. Anche qua lei non è troppo. La facciamo un po' più grande, dimensione pennello. Lei qua è bianca. Inizia a essere arancione. Oh, è proprio Mirta, Guardate che roba. Giustamente, ho sbagliato la cornice. È proprio Mirta. Mirta. Allora, lei è un po' grigia. Un po' bianchiccia. Voi ce l'avete davanti una foto di Mirta che mi aiutate? Mi sembra che più o meno sia così. Ah, del grigio, che qua vedo solo del nero. Qua ha il grigio. Ok. Che dite? È uguale, è identica. Si vede, è perfetta. È un po' più magra. Sì, non abbiamo ancora sistemato il fisico. Sì, a me sembra proprio come Mirta. Torniamo indietro. Allora, corpo. Il corpo di Mirta, lei in realtà è cicciottella, Sì, non tanto, così potrebbe essere già più lei. Mirta, che occhi hai? Hai gli occhi uguali, verdini. La coda di Mirta è... Guardate quanto è uguale. Ha solo una puntina bianca. Dobbiamo mettere un attimo la puntina bianca. Abbigliamento, pelo, colore del manto. Ok, già fatto, modalità dipingi. Ci serve una puntina bianca qui. È proprio la mia. Troppo magra. Dai, non è così cicciottella. Vieni, Mi, fatti vedere. Guardate quanto sono stata brava. Guardatela quanto sono proprio stata brava. Mirta, guarda su. Ve la faccio vedere qui, così mi dite le modifiche. Ok. Il collo ciccione, ma non posso sistemarlo, non lo so, proviamo. Ah sì che posso, certo. Allora, devo dimagrirle un po' il collo, ok. Guarda la testa grossa, mi sta la testa grossa. Ok, le zampe. Sì, avete ragione, raga, è perfetta. È perfetta. Poi, il pelo, lei è un pelo corto. Vediamo quanto c'è pelo corto. Non è così. Non è così. Non è così. Non è così. È così, penso. Non è pelosona. Raga, direi che il pelo è... questo.
quello più giusto per Mirta è questo. Poi abbigliamento per animali, anche se qua non ce li ho, perché il campanellino mi hanno sempre detto tutti che gli fa male, gli dà fastidio, quindi non mettetegli mai, attimino passaggio gatto, non mettete mai il campanellino al gatto. Gli metterei una magliettina da taco, che bello il taco. Oh mamma mia, com'è bello questo dinosauro. Cosa facciamo? Le mettiamo qualcosa o non le mettiamo niente? Magari solo tipo il collarino così da Mirta. Mi piacerebbe mettergli un vestitino, anche solo una magliettina semplice. Questa qua col cappuccio, quant'è bella. Però gli darebbe un sacco fastidio conoscendola. Oh, che bella! Mirta! Mirta Maya! Mirta Maya è stupenda! Se no c'è questo qua, il vestito... Beh, questa ci sta, è molto giapponese, lei è una gattina giapponese, quindi ci sta. Poi vediamo che cosa mi state dicendo. No, non mettergli niente. Ok, avete ragione, non mettergli niente. Gli lasciamo solo il collarino. Ok, allora la mettiamo in famiglia. La chiamiamo Mirta. E di cognome? Mirta Bellissima. Bellissima Mirta. Allora, scegliamo un po' i suoi tratti. Riuscite a vederli? Vi mancano i primi che ve li leggo io. Affettuosa, amichevole, curiosa, poi gli altri li vedete. Distaccata, esuberante, ghiottona, giocosa, loquace, maliziosa, morbida, perspicace, pigra, predatrice, spirito libero, territoriale, viziata, volubile. Allora, viziata la lascerei perché lei è viziata. Poi lei non è molto, cioè con me è affettuosa, con gli altri no, con nessuno, solo con me, e un po' con Ale e un po' con Cere, basta. Lei è pigra, dorme tutto il giorno, e ghiottona, bello, mi piace ragazzi, mi piace ghiottona. Razza, mettiamo la razza Mirta, una razza proprio per lei. Vai, mettiamola nella famiglia. Questo ragazzi, se voi comprate dei Sims base, non c'è, gli animali non ci sono, ma è nell'espansione di cani e gatti, quindi dovete comprare l'espansione di cani e gatti. Ok, ci siamo, andiamo a vederla in famiglia com'è. Io voglio andare al lavoro, se no lo farò nel prossimo episodio. Tanto lo sapete che faccio almeno un episodio dei Sims a settimana, quindi se non riesco ad andare al lavoro adesso lo vedrete poi nel prossimo episodio. Effettivamente io sono troppo... ho appena partorito, non posso. Mamma mia quanto piange. Sabri, torna dal lavoro, dai, lascia il lavoro. Vai, torna a casa. Al momento la Sabri lavora, il suo capo potrebbe non gradire che salti al lavoro. Vuoi che lo faccia? Sì. Sì, voglio che lo faccia. Ale sistema il bimbo. Ho guadagnato $94, quindi nutri con il biberon, puliscilo. Lo so che sei stanco, quando si diventa papà all'inizio si è stanchissimi, lo so benissimo. Ma dove sei? Ah, ti stai facendo la pipì e la cacca addosso? Ma che bella sono in divisa, ragazzi. Ma sono bellissima in divisa. Cioè sto troppo proprio bene. Proprio bene. Cocca affamato, vuoi dargli un dolcetto? No, non posso dare dolce al cane, però posso riempirlo e chiamiamo l'animale. È vero che ora c'è Mirta Bellissima! Riempi e chiama l'animale. Mirta Bellissima. Dov'è? Eccola qua! Cuoricina mia! Quanto sei bella! Sarà geloso Goggo? No, per me ci gioca insieme. Dai, questa è la tua nuova casa. Entra! Entra Mirta, entra! Entra, entra Mirta, entra. Ok, poi, allora, dobbiamo, adesso che abbiamo fatto la gattina, sistemare la casa. Quindi, sistemiamo di base. Dobbiamo cambiare, prima di tutto facciamo fuori questa roba qua. E ci siamo. Poi, vediamo se c'è questo fatidico divano che mi avevate detto voi. Ok, e proviamo. Allora, se io premo qua, come potete vedere, sono contenuti. Quindi, vediamo un attimo, contenuti, sbloccato, acquistato. Io metto acquistato.
Ok, qua sono i pack che ho preso, quindi in questo caso io gioco base al lavoro, usciamo insieme, vita in città, caricati, stagio dove ce l'ho tutti. Volevo vedere il kit arredo da sogno, che cos'ha? Ah, questo, wow, questa è tutta roba nuova, raga! Posso far fuori questi mobili! Bellissimi, bellissimi! Allora, vediamo il divano intanto. Bellissimi, adoro questo kit. Divano, dimmi che sono i divani. State vedendo voi, sì. Ci sono i letti. No, raga, non vedo i divani. Ci sono un sacco di cose bellissime. Anche per il bagno. Però il divano. Ah, eccoli qua, che festa che non li avevo visti. Ci sono, ci sono. C'è questo che è un tavolo. Divano a due posti speciale. Voglio vedere un po' cosa c'è. Allora, questo è un divano a due posti. Altrimenti c'è, ma questo che cos'è? Oh, bellissima! No, non bevo, raga, ho bevuto fino adesso. Entro fine live devo finirla, ma ho appena bevuto. Sono questi che dicevate componibile? Ah no, ma raga, ma sono bellissimi. Panchina imbottita. Perché cosa aspettavo a comprare questa roba? Sì, finalmente dei divani decenti. Allora, cosa dite? A me piace molto questa roba qui. Perché effettivamente questo qua è questo che ne posso mettere tanti. Questo dicevate voi. Finalmente ho capito, raga. Allora, capiamo. Questo era il divano componibile che tanto mi dicevate. Già così è molto bello. Poi ci spostiamo un attimino questo. Selezioniamo questo. Mettiamo un attimo fuori. Rimarrà qui per una settimana, lo sapete, vero? E... oh, si può anche fare di altri colori, anche se a me bianco mi piace molto. Già. Oh, c'è proprio bianco bianco come il nostro. Ho i peli di sale addosso. Bello, bello, vi piace anche voi, sono molto contenta. E voglio capire, a lato possiamo mettere un bel puff. Se no, questo è anche più grosso. No, questo è più basso. No, raga, ma io non potevo comprare prima questa roba. Ma quanto è bella. Metterei tutto qui. Che dite? Cambiamo anche il colore di questo. Ok, ottimo, ci siamo. Poi aggiungi la batteria. E no, la batteria mi sa che non c'è. Dovrei metterla io col customizzato. Ma la batteria non c'è. Mi piace molto, adesso voglio rifare questo mobile qua, quindi mettiamo un attimino la parete, selezioniamo, via, 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 la TV la spostiamo un attimino qua sopra, perché ho visto dei mobili bellissimi, tipo questo, mi piace tantissimo, fatemi vedere un po' che cosa c'è, ma dai, ma raga, ma è bellissimo, lo voglio così la mia casa! Wow, questo non si può trappene, si potrà mettere per terra. Allora, vero che ho il cheat per spostarlo. Vediamo dove lo posso mettere. Anche questo qua. Ne prendiamo un altro. Bello. Non mi fa impazzire questo color legno, cioè o un legno più chiaro. Che dite? O bianco? Bello. Bello dentro legno e fuori bianco. Raga, ma è stupendo. Poi, usiamo tutto questo kit. Ok. La TV. Ora possiamo mettere la TV quella più grande, però, mi sa. La TV! Intanto vediamo di metterne un altro così. Quindi duplichiamo questo. E lo spostiamo qua, dovrebbe essere speculare. Ok. Poi
Filtra oggetti, no, mettiamo in mostra tutto. Ecco qua, e torniamo nella nostra espansioncina. Poi voglio vedere anche un po' di mini case, perché me la son persa questa roba. Cucina perfetta, esterni da sogno, ma quanta roba c'è? Wow. Sto guardando tutti i kit vari, gita all'aria aperta, un giorno alla spa, mangiamo fuori, vampiri. Ok, queste sono feste di lusso, esterni da sogno, giardini romantici. Quanta roba bellissima. Allora, eravamo rimasti. Contenuto acquistato, perfetto. Gioco base, al lavoro usciamo insieme, vita in città, no, ci serve. Gita all'aria aperta, un giorno alla spa, vita genitori. Dov'è? Arredi da sogno, eccolo qua, non lo trovo più. E questo è uno da esterno. Un bel tavolino qui davanti. Dobbiamo centrare un po' il tutto. Secondo voi è il centro? No, è spostato di uno, come potete vedere. La mia testa che si gira per vedere meglio, ragazzi. Sabri, metti un tappeto. Ma quanti siamo? Siamo in tantissimi, non me l'aspettavo. Giuro, sta andando benissimo questa live. Allora, metti un tappeto. Sì, qua non ne vedo di stare da sogno. Ma prima volevo finire. Cioè, perché c'è troppa roba carina. Guardate. Oh mio Dio, metto a piangere. È la sala più bella del mondo. Posso metterla chiara? Uguale all'altro? Com'è che è l'altro? Questo qua. Ottimo. Tappeto, sì, adesso lo mettiamo. Sto controllando se c'è dell'altro bello che possiamo mettere. Televisione, quindi televisione. Forse televisore, non lo so. Andiamo in sala da pranzo. Televisore. Ah, giusto, perché sono in acquistato arredi da sogno. Quello più grande che c'è? Questo è gigante. Wow! Tappeti. Tappeto, un bel tappeto. Che colore lo mettiamo il tappeto? Allora, in realtà dovremmo fare questa roba però. Perché sennò poi non è il centro, io impazzisco. Ok, già così va bene. E potremmo fare questo un filo più grande. No, troppo. Colore. Sempre questo qua, così si abbina al resto. Cambia tonalità del mobile centrale. Non vi piace? Ah, mi sembra di averlo fatto. È uguale a tutti gli altri. Se cambio questo devo cambiare anche tutto il resto, perché sono tutti uguali. Il tavolino bianco? No, per me così ci sta, dai. Non vi piace? Vediamo bianco com'è. No, bianco con sta roba di legno su... Beh, oddio, sì, ci potrebbe anche stare. Ci potrebbe stare, sì, avete ragione. Faccio uscire Buzz, che vuole uscire. Un attimino. Esci, Buzzino. Eccomi. E le piante che ho messo fuori? Sì, dopo le rimettiamo dentro. Troviamo un posticino. Tappeto. Tappeto. Tappeto, un bel tappeto di quelli. Mi ricordo, raga, mi ricordo lo usavo. C'è un tappeto gigante, forse dovrebbe essere questo qua. Troppo. Perfetto. Allora, a me questo rosa mi piace da impazzire, perché guardate come risalta bene sul bianco. Però volendo, così si abbina al mobile. Volendo, ma il rosa spacca, fidatevi di me. Grigio rimane una casa un po' troppo scura. Che ne dite di lasciare questo rosa? Rimpicciolisce il divano, ma poi viene storto. Impazzisco se viene storto. Intanto lo lascio di base così. Poi vediamo. Fai la camera di Irene. Oh, come si rimpicciolisco gli oggetti? Io ho messo tipo il cheat. Uso il punto di domanda e la I accentata. Cioè, praticamente vi faccio vedere. Io ho messo una roba che posso farli. Guardate quanto posso farli grande.
le cose. Ah, ma poi mi sono dimenticata una roba. Sapete cosa non vi ho fatto vedere? Non vi ho fatto vedere la modalità per vedere in prima persona che ho scoperto. Ottimo, ottimo, rose bellissimo, ok, ottimo. Questo divano qua fa schifo, quindi lo cancelliamo. E di qua dovremo mettere qualcos'altro, ma prima giustamente voi mi dite sistema la camera di Irene, certo. Allora, ormai questa camera qua per Irene non va più assolutamente bene. Zero proprio. Quindi... vediamo se tra quelle già fatte c'è qualcosa che ci può piacere. Poi dobbiamo capire. In realtà la faccio qua, ma magari poi la spostiamo al piano di sopra. Perché abbiamo deciso di fare... no, beh, le camere dei bimbi abbiamo detto che le mettiamo qua ai nostri studi di sopra. Sì. Ok, spostiamo tutto. Avete un'idea base su come fare la camera? Che dite? Mettiamo un attimino qua. C'è qualcosa da eliminare? Sì, la mensola con le montagne. La carta da parati. Questo qua no. E questo qua no. Niente, voi volete... sbagliato, volete il letto a castello? Non c'è niente a fare. E vi metterò questo letto a castello. Togliamo un secondo i muri. Andiamo a vedere i letti a castello che vi piacciono così tanto. Andiamo a cameretta dei bimbi. Letto. A voi piace... intendete tipo... allora, qua c'è il letto con sotto la scrivania. Mi sa che è troppo alto, raga. Devo avere... ah, aspetta. Forse questo devo cancellare. Esatto. Diventa buio e poi la illuminiamo. E lo facciamo subito, così almeno vediamo quello che ci mettiamo dentro. Anzi, se no basta fare così. No, non basta fare così. Luce. Sto guardando qualcosa di carino. No. Prendiamo tipo delle plafoniere. Così le possiamo mettere a lato. Così ne appoggiamo una qua. Giusto per avere una base, eh. Poi cambiamo tutto. Un'altra la mettiamo qua. Un'altra la mettiamo qua. E un'altra la mettiamo qua. Perfetto. Ok. Muri. Ancora buissimo. Ok, ora non è buia. Perfetto, cambiamo prima di tutto il pavimento, che è brutto da vedere. Avevo messo, non so neanche io perché avevo messo questa moquette qua. Me lo chiedo, me lo chiedo molto. Una roba più da ragazzine. Allora, o gli mettiamo semplicemente questo qua, così rimane come in tutta la casa, tutto uguale. Oppure potremmo mettergli qualcosa di più particolare. Però, essendo una ragazzina e non una bimba, io forse adesso gli lascerei questa. Via anche le tende. Via anche le tende. In realtà la parete mi piace verdina così. Vediamo il letto, giustamente il letto abbiamo deciso. La prima cosa importante è il letto. Che piaceva a voi. Dicevo che c'è questo. Bello, con i mobili sotto. Altrimenti c'è questo. Per me questo rimane già il più bello. Penso che sia il rida sogno vedendolo. Poi c'è questo. Che ha tipo... la... è che è tutt'uno, no? In realtà si possono spostare. Quindi è un'altra roba. Guardate un po' magari come sono fatte le strutture. Poi c'è questo qui. Basico. Che sotto effettivamente possiamo mettergli il bimbo. No, 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 ok. Poi c'è questo, ma no, questo è troppo... non mi piace. Non mi piace. Allora, scegliete uno. Questo. Per ora questo rimane il mio preferito. Volendo ci possiamo spostare la sedia, però lasciamolo sotto. Se no, l'altro bello che sembrava molto il da sogno era questo qua col mobile. Ah beh, è uguale, ha cambiato il mobile sotto, però è molto uguale. Scegliete quello con la sedia o quello col mobile.
Ah no, non è uguale, guardate la testata del letto. Si sì, è da tutte due parti, ok. Però non è uguale, anche qua c'è il buco, qua non c'è il buco. Quindi scegliete uno, questo qua, diciamo, senza i buchi. Due, questo qua con i buchi. E anche il mobile mi piace molto. Boh, mi piace proprio questa cosa. Con il mobile, con il mobile, con il mobile. Ok, perfetto. Quindi, voi dove lo mettereste un letto a castello? Contro il muro. Un attimino, dove c'è la luce. Ecco, esatto. La spostiamo qua. Perché io vorrei mettere il letto a castello, tipo lo metterei qua. Voi lo mettereste qua, di base? Penso di sì, mi sembra un buon posto per il letto. E il mobile però lo metterei o qua di fianco, in maniera tale che sotto potremmo metterci, o gli facciamo le stanze separate, perché sotto possiamo metterci il pupo. Magari per così. Non ci può stare il pupo? No raga, sotto non possiamo metterci un bambino neonato. A parte che adesso il bambino è troppo piccolo, quindi deve rimanere qua. Lo lasciamo qua per un pochino. Togli il tavolino dal salotto. Vi fa proprio schifo questo tavolino, eh? Io lo adoravo. Ok, a voi sembra giallino perché c'è una luce diversa. Possiamo cambiare il colore e possiamo metterlo, guardate un po'. Contate che è di Irene, eh. Ve li sto facendo vedere tutti. No, scuro no. Allora, o glielo lascerei così, o se no quello già di base che c'era, che si abbina, che è molto bella. Abbassa un pochino la musica, certo. Fatto. Questo lo sposterei un po' perché mi dava fastidio che entrava nella finestra. Guardate che misure perfette. Perfette. No, la culla per ora la lascerei in camera mia perché è un po' più comoda. Poi, scrivania. Bravi, scrivania, certo. Una bella scrivania. Sono quelle nuove. Che cos'è questa? Non l'ho mai vista. Piccola. Questa? No, che bella! Ma questa cos'è? Da dove è uscita questa? Bellissima. Mi serve un attimino, scusate, i muri. Contando che qui c'è la porta, quindi la apri tranquillamente. Voi la mettereste di fronte, sì, perché là c'è la finestra. O la mettiamo qua? No, la mettiamo al centro. Bellissima. Raga, ho scelto io perché è bellissima. Sì, le lampade poi le cambiamo. Poi cosa? Un tappetino glielo mettiamo? Un piccolo tappeto? Sperando che Gogo non ci faccia la pipì sotto. Ok. Questo qua più piccolino. Bellino, molto bellino. Ok. Un po' stortino, devo dire che l'ho messo un po' stortino. Ok, il colore ci sta, magari il colore preferito di Irene è il verde. Guardate che bella camerina. Poi, dei giochi sopra il mobile. Sì, diciamo che io ho quelli che ho messo io, dei giochini. Dei giochini sopra il mobile. Vediamo, questi forse sono un po' da piccoli, questi giochini. Che bella anche questa qua. Ma che bello è. Al nostro figlio piccolo, poi a Pellegrino gli metteremo quello. Possiamo metterli questi qua, che li avevo presi io, perché su The Sims puoi anche scaricare le cose. Perché ho le tende? Ah, perché avevo messo una finestra qui. No, non lo so perché ho le tende. Va bene così però. Gli mettiamo un gattino, l'orsacchiotto troppo grande, una paperella, non si sta senza la paperella. Un po' più avanti però, signorina. Ehi! Eccola qua. Ok, come base gli metterei, sapete che cosa? Dei poster. Cambia i muri. No, a me i muri piacciono molto. Mi piace un sacco. Possiamo eliminare questo. E poi gli metterei... Guardate come si abbina questo. Che bello. Però non ci sta. Qua magari. La luce la mettiamo sulla porta. Questo è molto bello, ma perché non va?
Ah, perché c'è il letto, giustamente. Più piccolo? Bello. Devo capire sì o no. Forse qua sopra? Wow, raga! Ma sembra fatto apposta! Sembra fatto apposta! La scrivania no verde. Ma come no? Si abbina! Vediamo, scrivania no verde. Beh, verde rosa ci sta molto bene. Mi piace anche così. La seduta, giusto? La sedia, la scrivania. Avete ragionissima. Gli metterei questa, che è bellissima. Non riesco a premerla. Bella. Forse sul rosa i cuscini? O panna? Ma che bello, io vorrei viverci in questa, in questa cameretta qui. E poi, e poi mettiamo i poster un po' da ragazzina. Kids are the best. Boh, mi piace. Mi piace molto. E poi se Irene ama gli animali, io gli metterei un gattino, un cagnolino qui. Bella, molto semplice ma bella. Gli metterei delle sedie, delle tende. Tende floreali? No, no, sembrano messicane. Cosa mettereste di tende? Molto semplice come le mie, guardate che belle. Già capito. Ho fatto un altro ruttino. Queste. Molto molto belle. Non riesco a selezionare il colore. Bellissima, raga. Bellissima. Dovremmo trovare che cosa poter mettere qui sotto, perché ho visto che non tutti gli oggetti si possono mettere. Però possiamo usufruire questo spazio, abbiamo dell'altro spazio qui. Ma per ora io penso che possa bastare. Abbiamo sistemato questa cosa. Allora adesso salviamo e vi faccio vedere, perché mi avevate chiesto le domande prima sugli aggiornamenti, su tutti i vari pacchetti, kit, espansioni. Così almeno decidiamo che cosa fare nel prossimo episodio. Aspettate che prendo il mio taccuino. Il mio taccuino. Così almeno voi scegliete e io faccio. Vai al menu principale. Salva ed esci. No, sono uscita. Volevo fare... Vai al menu principale. Vabbè, adesso ripartiamo. Cose The Sims. Allora, prima di tutto abbiamo detto che dobbiamo sposarci. Quindi avevamo detto il matrimonio. Dovete scrivere qui nei commenti il matrimonio. Perché sì, su The Sims ci si può anche sposare. Allora, poi vi faccio vedere nel prossimo al lavoro, che qua ti fa vedere, diventa un medico, un detective o uno scienziato, lavora in un ospedale, in una stazione di polizia o laboratorio scientifico, crea, personalizza e gestisce negozi unici nel loro genere, acquista nuove abilità di fotografia e cottura al forno e scopre gli alieni. Allora, praticamente queste sono le cose che sblocca con i pacchetti, ovviamente. Ah, questo qua è quindi l'espansione che ho usato. E oggetti della motel costruisci, sono tutte queste cose qua che poi potete, se comprate, avete diritto nel gioco, che potete mettere. Quindi vogliamo poi andare al lavoro, quindi aspettate che me lo segno, andare al lavoro. Ah, giusto, salvare la casa, aspettate, andare al lavoro. Lavoro, ottimo. Poi vita in campagna, io un paio di giochi ve li ho già fatti, un paio di gameplay, però mi manca andare a vedere alcuni animali. Bellissimo, cioè vedete, con The Sims si può fare questa roba delle campagne. Quindi questa qua io ve li sto facendo vedere così vi prendete gli appunti, che se volete comprarvi qualche espansione ce l'avete. Questa è la vita in campagna, questi sono tutti gli oggetti e ci sono anche gli animali qui, ragazze. Come avete visto, ho potuto mettere anche tipo i cigni, questa roba qua dentro nella mia casa. Bello, una delle mie preferite, molto green. Poi abbiamo Oasi innevata, che questa vi ho già detto che io non ho mai fatto, ma voglio solamente farlo. Aspetto un attimino che cresca il pupo, ma poi vogliamo andare in montagna. Puoi fare snowboard, raga, posso fare snowboard, ma bellissimo, bellissimo. Poi vita ecologica, anche lì ho fatto un paio di gameplay. Vita universitaria, ho fatto un paio di gameplay. Se voi andate sul mio canale principale ci sono un sacco di questi gameplay. Bevi, avete ragione, raga, bevo. Vita sull'isola, anche questo qua ve l'ho fatto vedere un po' di volte. Stupenda. E anche questa qua, io sono innamorata del mare, sapete.
E quindi puoi fare le cose con i delfini, cioè guardate che bello, puoi andare a nuotare, fare le feste. Poi, nuove stelle. Nuove stelle, eccolo qua. Io ho fatto questo, che ho fatto la roba di Hollywood, sono andata a fare un provino, mi ricordo, sempre in un video. È lo status celebrità di The Sims, nuove stelle, costruisci la tua notorietà intraprendendo la carriera di recitazione, diventa una personalità di spicco e guida il tuo Sim in un lungo imprevedibile strada verso la fama. Quindi questo qua diventi ricco, potente, famoso. E oggetti ve li faccio vedere, questi qua sono tutti gli oggetti che puoi fare, ma sono proprio i set, cioè ragazzi, sono i set del teatro, sono bellissimi. Poi altre espansioni, le stagioni, anche questo ve lo consiglio perché è bello, perché c'è la pioggia, il temporale, la neve, la cosa estiva, mi piace tantissimissimissimo. Potete vedere temporali, poi prendete la scossa, bello 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 bello. Ma cos'è Santa Claus? Oh, ma no, ma raga, ma non ho mai visto Santa Claus. Santa Claus. Poi, cani e gatti, è un altro che vi consiglio troppo per avere gli animali. Vabbè, bellissimo, anche perché potete farvi la clinica veterinaria. Io in una serie che ho fatto avevo la clinica veterinaria, quindi la gente veniva a portarmi il proprio animale domestico, io dovevo curarlo. Bellissimo. Poi, vita in città, è quello che vi ho fatto vedere prima, che siamo andati in discoteca a divertirci, abbiamo fatto l'appuntamento. Sono proprio dei mondi a parte. Usciamo insieme. Ah no, io questo ho fatto prima. Usciamo insieme, che siamo andati in discoteca, che era Windeburg. E invece vita in città, così già il pacchetto, che strano, cioè. Ah, è San Misciuno. Ho fatto una serie a San Misciuno. Adesso vi faccio vedere anche tutte queste cose qui. E poi a lavoro, quello che vi ho fatto vedere prima. I miei pacchetti ce li ho tutti. Expansion pack, ok. Game pack, ho anche questo qua, però non l'ho molto utilizzato, quello di Star Wars, Arte del Sogno l'ho preso. Regno della Magia l'ho preso, quindi voglio fare anche questa roba, non so, sono le sedute spiritiche, però lo voglio fare. Avventura nella giungla, è bellissimo, l'ho fatto un po' di volte, trovate sempre gameplay, vita da genitori. Ho fatto tutto, i vampiri, mangiamo fuori, giorno alla spagita, all'aperta, tutto. E adesso però vi faccio vedere un attimino, carica una partita, gioca. Tutti i mondi, così almeno avete un più o meno una visione, se volete prendervi qualcosa. Allora, queste qua sono le varie mappe dove tu puoi fare la tua famiglia. Questa qua è la prima, Willow Creek. Questa qua è la base. Poi vi faccio vedere Oasis Spring. Io l'ho sempre chiamata un po' del deserto, che è fatta più o meno così. Poi Newcrest. Ma praticamente Newcrest puoi costruire tutto quello che vuoi, è un quartiere residenziale. Magnolia Promenade, anche qui avevo un'unità di gioco proprio qui. Bello, tutto molto parco. Poi abbiamo Windeburg, ok? E che è dove siamo andati prima, che sono un sacco di attività, come potete vedere c'è un'altra discoteca qui, parchi. Cos'è questa roba qua bellissima? Le scogliere, scogliere insulare, qua potete sempre andare a fare le gite. Poi San Misciuno, ho avuto una cosa anche qui, vedete, un po' più moderna, con i centri dei quartieri, il centro della moda. Poi abbiamo Forgotten Hollow, qua mi sa che non ho avuto niente, che è l'espansione dei vampiri, perché a me mette le robe cupe, però è stupenda. Poi abbiamo questa qua, che è l'espansione di cani e gatti, dove vi dicevo che potete anche comprare la clinica veterinaria, che di base c'è già, dovrebbe essere questa qua, lo Zampi Clinico, quindi io compravo sempre questo. Poi, Del Soy Valley, invece questa qua è dell'espansione nuova che vi ho detto, vabbè, qua dove abbiamo noi, che c'è anche 5 stelle, vedete, Boulevard delle Celebrità, ok. Potete fare i traslochi, cioè se voi fate una casa e vi piace, poi potete spostare un'altra parte. Strangerville, io Strangerville non sono quasi mai stata praticamente. Laboratorio, wow, ma devo andare a vederla io Strangerville. Brinchester, che è dove ho fatto due episodi, perché qua c'è l'università, guardate che bello, tu puoi andare a studiare, fare come se fossi un collegiale. Poi Evergreen Harbor, anche qui ho un'unità di gioco, perché dove avevo creato le cose molto ecologiche, quindi vi deve piacere la roba eco. Poi Monte Comorebi, è dove voglio andare nei prossimi episodi, perché vai qua sullo snowboard e io adoro lo snowboard. Dopodiché l'ultima, Enford on Bagley.
che è questa della... Boh, non ci sono praticamente mai stata, questa è la fattoria. Voglio andare qui a farmi una vacanza. Bello, bello, guardate le balle di fieno. Bellissimo. Comunque, adesso io vado, appena proprio stacco qui, vado a mettere la casa online. E vediamo se posso farlo adesso. Non mi ricordo mai. Apri la galleria. Gestisci unità familiari. Bacheca delle notifiche, menu opzioni. Smanettiamo un po' la mia biblioteca. Ah, vabbè, voi praticamente trovate tutte le cose che ho fatto di Sims, anche le cose vecchissime. Guardateci, Giulio, sono proprio le cose tutte stramega vecchie. Penna gialla, c'è Favi J, barbone, ma ragazzi, c'è praticamente qualsiasi cosa che io abbia mai fatto. Allora devo mettere la mia casa nella galleria e poi metterlo nella biblioteca in maniera tale che anche voi poi possiate scaricarlo e giocare direttamente con la mia casa. Quindi no, non mangio con voi, raga, oggi è sabato, sapete che sabato e la domenica, questa è stata un'eccezione, ma sabato e domenica io sto con Ale, ci facciamo le nostre cose. Sono stati insieme comunque 2 ore e mezza, ragazzi, 2 ore e mezza passate, quindi abbiamo fatto un bel pomeriggio insieme. Vi metto poi nella community di YouTube come si chiama la mia casa, così intanto potete scaricarla, giocarla. Vi ricordo che su Steam ci sono gli sconti, quindi se dovete prendere The Sims approfittatene adesso perché la pagate meno. E basta, ragazzi. Io ringrazio Electronic Arts che mi fa fare sempre queste cose super super belle. Scrivete nei commenti, grazie, grazie, grazie. Dobbiamo ringraziarlo tutti perché è grazie a loro che abbiamo tutti questi contenuti bellissimi. E poi cosa vi raccontate? Non chiudere. Ma raga, avevo detto che stavo 2 ore live, invece sono stata 2 ore e mezza. Ah, giusto, fai vedere in prima persona, certo. Ve l'avevo promesso. Allora, un attimino che adesso vi faccio vedere in prima persona come si gioca. Entro nella famiglia e vi faccio vedere. L'avevo segnato, devi premere, potete farlo anche voi, maiuscola e tab. Maiuscola e tab. Vedete, allora io vado da Sabri. Togliamo un attimino i muri. Se io premo maiuscola e tab, vedete come vedo? Cioè, raga, è bellissimo. Devo solo imparare un po' meglio, ma vedo le cose in prima persona. Cioè, non è la cosa tipo più bella che voi abbiate mai visto? È stupendo, è stupendo. Cioè, ogni tanto mi intrippo, sempre senza la testa, ma è bellissimo, eh. Cioè, wow, bellissimo. Però mi devo fermare, ragazzi, perché sennò avanti la mia vita sarei tutto il giorno a guardarlo. Adoro questo gioco, mi piace un sacco. E va bene, a posto. Mettiamo in pausa. Fermi, fermi. Come si fa sempre adesso? Maiuscola, tab e torni normale. No, raga, l'avete visto che non avevo la testa? Vabbè, comunque. E basta. Basta, vi mando un bacione gigante, vado a mettere tutto online così potete scaricare e giocare. Poi vado nella mia community YouTube così vi dico come si fa per scaricare tutto quanto. Ricordatevi che vi voglio un sacco di bene, devo trovare la mia... Bah, dove sei? Eccolo qua. Trovare la mia live perché non la trovavo, devo andare giustamente in Game Studio e bloccare tutto perché altrimenti non riesco poi a chiudere la live. Avete qualche domanda? Volete farmi qualche domanda bella? Ditemi un po'. Dai, parliamo ancora 2 minuti, volete farmi una bella domanda? Su qualsiasi cosa, potreste chiedermi. No, Sabri, non lasciarci. Ho capito, amori, ho capito, ma 2 ore e mezza che siamo in live. Mi saluti? Vi saluto tutti, immaginate. Ciao amore mio, questo è direttamente per voi. Poi, ciao amore, sono guarita dal Covid, sono molto contenta. C'è qualcuno di positivo qui? Grazie di tutto per il pomeriggio, ma grazie a voi per essere stati insieme a me, anzi insieme a noi perché prima c'era anche Ale. Mettete like, se non avete ancora messo like alla mia live, mettete un bel like. Già 1400 persone l'hanno messo. Vediamo se lo mettete tutti, se arriviamo tipo a 1600. Mettete like, mettete like. Io vedo che salgono, se li mettete.
Matt 1430. Mamma mia, ragazzi, state mettendo like. E poi vediamo. Oggi ho fatto il vaccino, sono molto contenta. 1440. Io sono positiva, io sono in quarantena. Ma cavolo, ma quanto? Mi dispiace. Mi dispiace un sacco, però vedrete che passerà e questo sarà solo un bruttissimo ricordo questo periodo. Sono in didattica a distanza e lo vedete tutti. 1500 like! Vedete che se ve lo ricordo li mettete. 1600 like, ragazzi! Ma abbiamo tantissimo. Stai imparando a suonare? Mi sono fermata per un po' perché, come vi ho detto, sto facendo le parodie di Sanremo. Però questa è la batteria, sì, sto imparando. In 3 giorni ho già imparato molto bene. 1700, ragazzi, vi amo tantissimo. Vi amo tantissimo, vado a mettere online la casa e vi dico come, se ce l'avete, come scaricarla. Vi amo tanto. Ciao, amori miei. Ciao.